Buongiorno, bentrovate, bentrovati, vi chiedo di prendere posto. Iniziamo questa giornata importante per noi di Caritas, ma penso importante per tanti. Una giornata che mette al centro della nostra attenzione, della nostra riflessione, il tema dell'obiezione alla violenza e servizio all'uomo. In un momento abbastanza complicato. Temi attuali e per noi oggi sarà anche una giornata di lavoro in cui vorremmo riflettere molto su questo tema e anche dare un contributo, soprattutto nel pomeriggio saremo chiamati a fare la nostra parte, a metterci in gioco e a dire qualcosa a riguardo di quanto avremo ascoltato e ascolteremo stamattina, ma soprattutto qui penso ai giovani civilisti presenti e a quanto state vivendo, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto per capire come migliorare l'esperienza che vi proponiamo. Ringrazio tutti per la presenza, i vari relatori, e siccome siamo un po' in ritardo io direi di iniziare questa giornata ascoltando il saluto di Monsignor Redaelli, che non può essere presente, presidente di Caritas Italiana, non può essere presente per altri impegni precedenti. Si scusa della sua assenza, ma è con noi attraverso questo video e ci augurerà sicuramente una buona giornata. Buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti coloro che partecipano a questo importante incontro in occasione dei 50 anni della legge sull'obiezione di coscienza. Sono dispiaciuto che per impegni di altro genere, di carattere pastorale sempre, non posso essere presente in questo momento a Roma, ma volevo salutarvi sia nella mia qualità di presidente di Caritas Italiana, sia anche come vescovo, come persona e anche direi come cittadino di questa nostra Repubblica. È un incontro importante perché è un anniversario che mette a fuoco delle tematiche molto care a Caritas Italiana fin dall'inizio. Vorrei ricordarne tre. Anzitutto il tema dell'obiezione di coscienza. E l'obiezione di coscienza, per fortuna finalmente riconosciuta dallo Stato, dall'ordinamento della nostra Repubblica, è un qualcosa di fondamentale, perché porta al centro della persona, che è la coscienza. La coscienza dove ciascuno di noi si confronta con quelli che sono i suoi valori, quali sono i suoi punti di riferimento e quindi anche con le sue scelte che vogliono essere, per quanto possibile, pur con tutti i nostri limiti, coerenti con questi valori. E quindi è importante confrontarsi su questi valori e fare le scelte conseguenti, anche a costo di pagarne le conseguenze. Allora, ricordo, io non ho fatto l'obiettore di coscienza, ero già in seminario, ma l'hanno fatto i miei due fratelli maschi, e ricordo come in qualche maniera quella scelta era anche penalizzante sui tempi rispetto per esempio al servizio militare, ma direi è estremamente importante anche oggi ribadire questa centralità della coscienza di cui dobbiamo rispondere di fronte a noi stessi, di fronte agli altri e poi naturalmente di fronte a Dio. Quindi è un valore importante che va riconosciuto ed è bello che non soltanto in questa legge ma anche in altre leggi, per fortuna, in uno Stato democratico questo valore, questa importanza della coscienza e della possibile obiezione viene riconosciuta. Un secondo tema è il servizio civile, un tema che si è sviluppato e interessato tantissimi giovani di Caritas in tutti questi anni, davvero migliaia e migliaia, anche con la fine del servizio militare obbligatorio, però è restato l'importanza di servire la comunità, di servire il bene comune, spendendo del tempo, degli anni, magari, o comunque sicuramente dei mesi della propria vita, a servizio degli altri, soprattutto delle situazioni più povere e più bisognose. Mi sembra qualcosa di importante, soprattutto oggi, dove insomma un po' tutti siamo centrati su noi stessi, in cui tutti rischiamo di pensare a noi, sì, di essere attenti a noi stessi, a quelli che ci avvicino, e manca un po' questo aspetto di attenzione più larga a tutti coloro che hanno bisogno e comunque anche alla comunità, anche la comunità civile, non soltanto ecclesiale, in cui siamo inseriti. Un terzo punto che vorrei richiamare, estremamente importante,
è tutta la tematica della pace. L'educazione alla pace ha caratterizzato anche per proprio statuto Caritas Italiana fin dalla sua origine ed è una realtà molto importante. Certo, in questi anni i contesti sono molto cambiati. Forse per certi aspetti era più facile 50 anni fa, certo, ricordo un ragazzino, c'era la guerra del Vietnam, c'era stato qualche anno prima l'invasione della Cecoslovacchia da parte dell'Unione Sovietica, però in un certo senso il mondo diviso in blocchi per qualche maniera era più facile anche decidere sulla pace. Oggi con la guerra in Ucraina sappiamo quanto è importante insistere e continuare a insistere, come fa Papa Francesco, sul tema della pace, ma la pace non è una pace comunque, deve essere una pace giusta, che rispetta i diritti, i sentimenti delle nazioni, che è capace di avviare dialogo, che è capace di avviare cammini di riconciliazione. È una tematica non facile oggi, che merita tanta riflessione, tanto confronto con la propria coscienza, tanta capacità di maturare e certamente i gesti di pace sono anche, per esempio, quello di un servizio civile che ancora oggi merita di essere approfondito, merita di essere proposto con tanto convinzione, direi, alla generosità dei giovani di oggi e sicuramente so che i giovani vogliono corrispondere con tutta la loro capacità, con il loro entusiasmo, con le risorse che vogliono mettere a disposizione dell'intera comunità. Grazie e buon lavoro di questa giornata. Grazie a Monsignor Radaelli, sempre per motivi di tempo, poi altri saluti li faremo dopo. Cedo subito la parola a Sua Eminenza Monsignor Zuppi, Presidente della nostra Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo di Bologna, Don Matteo per tutti quanti noi, mi prometto di dire. Abbiamo condiviso sin dall'inizio l'idea di questa giornata e Presidente ci ha tenuto tanto a essere con noi oggi, quindi lo ringraziamo per questa sua presenza, ma anche per l'attenzione che dà a questo tema, in un momento particolare, così come abbiamo ascoltato, che non è semplicemente la guerra in Ucraina, ma la famosa guerra a pezzettini, tanto raccontata e denunciata da Papa Francesco. Quindi a lui la parola, grazie. Grazie, ci tenevo talmente tanto che infatti sono arrivato in ritardo, vi chiedo scusa. Ma devo dire che sono stato io oggetto di ritardo, quindi tutto è ritardato, quindi ci amiamo. Oggi è Sant'Ambrogio, auguri per chi porta il nome, auguri a tutti gli ambrosiani, festa nazionale per gli ambrosiani, quindi c'era la messa per i prefetti, con i prefetti, e appunto abbiamo cominciato con ritardo e quindi tutto è passato così. No, io sono molto contento, adesso dopo vi leggo le cose, ma veramente contento perché penso che non è soltanto, come tutti quanti gli anniversari, occasione per, anche per ringraziare, per chi, diciamo, giovanotto, adesso già lo è un po' di meno, ha vissuto l'impegno del servizio civile, dell'obiezione di coscienza, che mi ha fatto un motivo di grande crescita, di consapevolezza personale. All'epoca effettivamente, come ha ricordato Monsignor Redelli, giustamente anche con un prezzo, con un rischio, era una scelta, ecco. Oggi quasi di più l'impressione che sia un'opportunità qualche volta, ma ci deve essere l'opportunità, questo è il problema. Per cui è un modo per guardare avanti e per capire anche come rilanciarlo, perché penso che, giustamente ha ricordato Don Marco, siamo in un momento di guerra, e il Papa giustamente ha detto prima erano tanti pezzetti, adesso è proprio la guerra, lo vediamo tutta, non è che ne vediamo un pezzetto, non è perché ci riguarda, come dire, perché ci abbiamo qualche conseguenza, peraltro anche quelle non indifferenti, e lo sapete bene, lo sa bene la Caritas e quanti si occupano dei più poveri o di quelli che lo diventano, no? Quindi direi che proprio ci fa capire ancora di più il valore, perché poi, come al solito, siccome non possiamo ragionare sempre con l'emergenza, no? Purtroppo anche noi qualche volta ragioniamo con l'emergenza e con le convenienze, l'obiezione è qualcosa di fondo, è qualcosa che quindi di cui capiamo anche a distanza il valore,
Credo che anche la presenza del Ministro sicuramente sarà anche opportunità per chiedere con forza che venga rilanciato, cioè che il servizio civile non sia soltanto, come dire, uno spazietto, sia uno spazione, cioè sia una grande opportunità che può rispondere a tante necessità, quindi non qualcosa che sopravvive, ma che abbia davvero che rappresenti davvero un'opportunità, un impegno che raccolga tanta tradizione, tanta cultura, tanto sforzo, tanta visione, tanta profezia che ha accompagnato questi anni, che ha raccolto in questi anni e che oggi mi sembra che ha ancora di più un enorme valore. Quindi diciamo proprio che sia anche occasione per una riflessione e per un vero rilancio, che è anche un discorso di impegno proprio, anche impegno anche di spazio e anche economico, di meccanismi che possono permetterlo. Aggiungerei anche quello internazionale, che non è secondario, perché il servizio civile internazionale è un altro spazio. Poi ormai, diciamo così, direi che dopo 50 anni anche le distanze sono molto relativizzate e forse quasi direi che ci sentiamo e dobbiamo essere sempre di più cittadini del mondo, ma lo siamo perché il mondo è entrato a casa e forse ci aiuta e aiuta anche a capire, per questo è così importante anche a capire a certi localismi che pensano di rinchiudere il mondo nel piccolo e forse a capire esattamente il contrario, ci aiuta a capire anche il piccolo. Quindi anche il discorso del servizio civile internazionale. L'ultima considerazione è che l'obiezione di coscienza ha sempre dato molta coscienza e credo che questo è anche un impegno invece per tutte le nostre comunità, cioè che gli obiettori di coscienza non sono gli ultimi banda che così in fondo sopravvivono, insomma un tempo nella mia gioventù sarebbero stati quelli un po' originali, i più critici l'avrebbero chiamato un po' i fricchettoni, quelli così un po' così che ci avevano queste ambizioni. Davvero credo e dobbiamo aiutarci a ritrovare la coscienza, perché l'impressione è che ce n'è poca e che per esempio la consapevolezza della guerra, di che cosa significa essere operatori di pace in una tragedia, perché la guerra è una tragedia, che è incosciente pensare che andrà tutto bene, è incosciente. E penso appunto che gli obiettori di coscienza ci aiutano e l'obiezione di coscienza ci aiuta a trovare un po' di consapevolezza e anche ad affrontare con più responsabilità un momento davvero decisivo. Davvero decisivo. L'ultimissima cosa è sulla gratuità. Nel servizio civile, nell'obiezione, c'è anche il necessario, anche diciamo appoggio, sostegno, ma c'è sempre anche un grande senso di gratuità e questa è una dimensione fondamentale che non dobbiamo mai perdere, che anzi ci aiuta credo a vivere, a usare questo strumento a servizio appunto all'uomo e non può che non essere gratuito con tutti i necessari sostegni, questo è un altro discorso, ma la gratuità è il vero grande valore che ha accompagnato direi questi anni, questi 50 anni di obiezione di coscienza e 45 di servizio civile. Leggo. Sono trascorsi 50 anni dall'entrata in vigore della legge, 15 dicembre 72. Oltre ad aprire uno spazio per l'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio all'epoca, la legge introduceva per gli obiettori l'obbligo di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, introducendo così anche il nuovo istituto del servizio civile. Furono necessari molti anni per raggiungere questo risultato. L'anno prossimo saranno 100 anni di quel santuomo che era Don Lorenzo Milani, credo che ancora alcune indicazioni sono molto molto chiare, peraltro morto giovanissimo, e questo dobbiamo ricordarcelo anche che il tempo non è eterno per nessuno. Frutto di un lavoro, il risultato, sul piano culturale, che chiarisse i termini e i concetti e accreditasse l'affermazione che si può difendere la patria senza imbracciare un'arma.
smontando una lunga tradizione che conduceva alla scorretta equivalenza tra rifiuto del servizio militare e disimpegno verso la società e il bene comune. Ecco, qualcosa di questo purtroppo c'è ancora. Dietro a questo processo vi furono l'impegno, la riflessione, la dedizione, il sacrificio di molti, e li ringrazio, li dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziarli tanto, di tanti visionari e anche di tante persone che ci sono giocate un po' tutti quanti i loro anni. E quindi ricordare tra questo anche alcune personalità del mondo cattolico che hanno tracciato un percorso indelebile, da Gozzini a Fabbrini, da Balducci alla Pira, da Mazzolari appunto a Don Lorenzo Milani. La circostanza odierna ci permette di far memoria sia di quanto e di come la Chiesa italiana seppe valorizzare questa opportunità del servizio civile, ne fu tra i promotori principali, no? Ma anche per immaginare il futuro. Gli anni del post-concilio furono assai impegnativi, sia per una profonda trasformazione della società come anche per la vita stessa della Chiesa, credo che lo ascolteremo dopo. La Conferenza Episcopale Italiana, presieduta dal Cardinale Antonio Poma, mostrò una capacità di reazione, proponendo un progetto di largo respiro, evangelizzazione e sacramenti, elaborato dopo un'ampia ricerca socio-religiosa. La 10ª Assemblea Generale del giugno 73, quindi sono 50 anni appunto, promosse un grande convegno a Roma. Capisco che per alcuni parliamo proprio delle cose di papà o dei nonni, però insomma fu davvero un grande convegno. Evangelizzazione e promozione umana. Per verificare il cammino post-conciliare e ripensare la presenza e il servizio nella società. L'arcivescovo Enrico Bartoletti, segretario della CEI e vero artefice della preparazione, era convinto che l'Italia avesse bisogno di una nuova evangelizzazione, non un aggiornamento, ma un rinnovamento, che non poteva essere opera solo dei vescovi, ma con il coinvolgimento del popolo di Dio. Il convegno, dal 30 ottobre al 4 novembre del 76, si celebra con grande successo anche dei media. Credo che alcune riflessioni di Bartoletti potremmo proprio prenderle e rifarle nostre. Paolo VI, forse però capendo che cos'è che abbiamo fatto nel frattempo, perché un po' di verifica ci fa anche bene, che cos'è successo nel frattempo, no? Paolo VI, che aveva dedicato al convegno alcuni discorsi, nell'omelia del 31 ottobre in San Pietro esorta: per evangelizzare occorre essere coraggiosi e non avere paura di nulla e di nessuno, il che non vuol dire essere spregiudicati e temerari, come oggi è costume per alcuni, questo è molto di Paolo VI, ma umili e forti, audaci e leali con tutti. 7 mesi dopo quell'assise, la Caritas italiana stipulava la convenzione col Ministero della Difesa, che consentì alle Caritas diocesane in tutta Italia di accogliere gli obiettori di coscienza in servizio civile. Una storia che si è andata sviluppando in questi decenni e che ha consentito a circa 100.000 ragazzi, la Caritas è stata l'ente convenzionato col maggior numero di obiettori all'anno, circa 5.000, di vivere un'esperienza all'insegna della costruzione della pace e del servizio ai poveri. Questo è ancora molto valido ancora oggi, cioè il servizio civile è anche una grande opportunità per aiutare a crescere nelle associazioni, nelle organizzazioni, in qualche caso anche a sopravvivere, cioè, e grazie anche alla presenza degli obiettori che alcune realtà possono andare avanti, quindi ancora a maggior ragione è importante. Gli obiettori hanno con il loro servizio civile trovato uno spazio nella pastorale di molte diocesi che hanno contribuito a far crescere sui temi della giustizia, della testimonianza della carità, della pace. Molti sono ex obiettori. Forse resta ancora da indagare a fondo questo aspetto della vita delle nostre comunità, e oltre a indagarlo bisogna anche rilanciarlo. I valori posti a fondamento di questa esperienza hanno continuato a caratterizzare la proposta che le Caritas hanno fatto ai giovani, pur nelle modifiche del quadro normativo che si sono succedute, da prima con la legge 772 del 72, poi con la 230 del 98, con la legge 64 del 2001, che ha istituito il servizio civile nazionale, fino alla legge 106 del 2016, che ha introdotto l'attuale servizio civile universale. Alla luce di questa evoluzione, non solo normativa,
dell'esperienza del servizio civile è indispensabile fare non solo memoria del passato, ma una riflessione sui primi 20 anni di servizio civile volontario per tracciare alcune piste di lavoro per il futuro. Certamente le condizioni storiche che portarono alla 772 sono diverse, sono cambiate, così come è cambiato il panorama giovanile a cui viene oggi proposto il servizio civile. Ma lo sforzo delle nostre Caritas è proprio quello di mantenere vivo nei giovani lo spirito dell'obiezione alla violenza in tutte le sue forme in cui questa si manifesta, organizzate e non, e in tutte le sue forme fisiche e digitali. E la guerra in Ucraina, come ha ricordato Don Marco, ci sta drammaticamente proponendo in questi mesi l'urgenza di una pace positiva da costruire a partire proprio dai giovani, anche per raccogliere, per dare strumenti. Molte volte uno non sa che cosa fare, e in fondo è anche un grande strumento per dire lo puoi fare, no? Perché qualche volta uno pensa, ma io che posso fare? Non possiamo fare niente e ci rimettiamo in apnea. Mentre invece è anche un modo per dare delle risposte, per offrire delle risposte. L'obiezione di coscienza è stato uno stimolo formidabile allo sviluppo di una cultura della non violenza, della partecipazione alla costruzione di processi di pace. Ogni giovane obiettore doveva all'inizio pagare un prezzo alto per la sua scelta, a meno di tempo, offrendo allo Stato il doppio del tempo richiesto per il servizio militare. Insomma, una scelta di questo tipo, così forte, ha formato delle coscienze e ha contribuito allo sviluppo di una cultura dove la pace non fosse delegata alle scelte politiche di livelli governativi ai più inaccessibili, ma fosse un impegno personale che toccasse la vita di tutti. Ed è significativo che questo prezzo l'abbiano pagato i giovani e è servito tanto per radicare le convinzioni. Nel tempo il servizio civile è stato sempre più assimilato al servizio militare, almeno nella durata e nel trattamento di chi lo sceglieva. Ma questo è avvenuto mentre l'idea del servizio militare andava indebolendosi e si andava verso la direzione di un servizio militare professionistico. È stato quello il tempo, penso soprattutto agli anni 90, dove c'è stata un'esplosione di adesioni. Come sempre, alcune ragioni non erano proprio eroiche, magari la scelta di rimanere vicino a casa. Ma anche questo è stato un tempo fecondo. Il servizio presso le amministrazioni pubbliche sparse nel territorio, comuni, scuole, biblioteche, ha permesso a molti giovani di scoprire un senso più profondo di servizio alla comunità. Chi partiva ancora per il servizio militare sentiva parlare di Stato, che però non vedeva andando a fare le esercitazioni nelle campagne deserte o sulle montagne. Gli obiettori in servizio civile, ancora venivano definiti così, pur non essendo attraversati da grossi dubbi di coscienza, servivano le comunità, incontrando persone, aiutando i più fragili, i malati, gli anziani, i bambini delle scuole, i disabili. È stata così un'esperienza, magari iniziata per una scelta di comodo, ma si poteva trasformare in un laboratorio di comunità, in un esercizio di effettivo servizio, in un percorso di scoperta di sé. Molti obiettori sono arrivati poi a fare scelte di vita importanti proprio attraverso il percorso del servizio civile. A Bologna ci sono due preti che sono diventati preti grazie al servizio civile, per esempio. Quando si parla di obiezione di coscienza, c'è un racconto della Bibbia che viene alla mente. Nel libro dell'Esodo, capitolo 1, versetti 15-21, si racconta che il faraone era preoccupato della crescita del numero degli ebrei presenti sul territorio d'Egitto. Per questo ordinò alle due levatrici degli ebrei di far morire tutti i bambini maschi, subito dopo il momento del parto. Ma, si legge, le levatrici temettero Dio e non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Penso sempre che chi teme il Signore è più libero di fronte alle idolatrie del mondo. Papa Benedetto diceva una cosa, chi si inginocchia davanti a Gesù resta in piedi davanti ai tiranni del mondo. Ci sono tre piccoli, ho l'impressione che stiamo a fare il contrario, ci sono tre piccoli dettagli di questo racconto che non devono sfuggirci. Il primo è che in tutto il libro dell'Esodo il faraone è presentato come un governante dispotico che cerca di prendere il posto di Dio. Le levatrici agiscono non tanto in disobbedienza al faraone, ma in obbedienza a Dio. Quando le due strade divergono, le levatrici non hanno dubbi,
e prendono la strada della volontà di Dio. Amare il Dio della Bibbia significa formare la propria coscienza intorno a valori alti, come la cura della vita e il rispetto dei più deboli. C'è un secondo aspetto, quasi finisco, che non deve sfuggirci. Il racconto prosegue con la convocazione delle due levatrici dinanzi al faraone per rendere ragione delle loro azioni. La risposta è una palese bugia. Le donne ebree non sono come gli egiziani, sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice hanno già partorito. E il racconto prosegue con la rassicurazione che Dio approvò il comportamento delle levatrici. Come accade altre volte nei racconti biblici, l'intento non è di legittimare una bugia in quanto tale, ma di plaudire ad un escamotage ingegnoso per tutelare un bene più grande. Spesso nella scrittura è così, no? Di fronte a un tiranno irragionevole che emette un ordine mortifero, queste donne hanno saputo essere disobbedienti e rette allo stesso tempo, pronte a rischiare la propria stessa vita. Un terzo piccolo aspetto che non va dimenticato. Il libro dell'Esodo riferisce i nomi di queste due levatrici, stranamente, Sifra e Pua. Un dettaglio inusuale, ma diventa comprensibile se si legge quanto l'autore riferisce poco oltre. Poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. È come se si volesse confermare al lettore che Sifra e Pua continuano a vivere ancora oggi. Il loro gesto, cioè, non rimane circoscritto al singolo, a se stessi, ad un episodio del passato, ma genera vita, si perpetua ancora nel presente, è fecondo, insomma. E credo che lo è stato tanto, appunto, anche in maniera che noi non conosciamo, in maniera indipendente dai risultati, dalla prestazione a cui tante volte purtroppo diamo molta attenzione, che diventa decisiva per scegliere o non scegliere, no? Invece non, è qualcosa che ci supera, punto e basta, che è fecondo, appunto. Ogni volta che qualcuno sceglie la volontà di Dio al capriccio del dittatore, ogni volta che la coscienza prevale sugli ordini di scuderia, ogni volta che si è disposti a pagare di persona per continuare a fare la cosa giusta, Sifra e Pua continuano a vivere. Possiamo metterci tanti altri nomi, anche di quelli che ci hanno aiutato, ci hanno accompagnato e che lo hanno fatto. Insomma, per fare una scelta non obbligata, come il servizio civile volontario, come lo conosciamo oggi, con poter fare questa scelta continua a offrire la possibilità di un'esperienza intensa nella propria vita. I giovani che vi arrivano possono essere spinti dal desiderio di prendersi del tempo per fare chiarezza sulla propria vita, dal bisogno di avere un sostentamento per raggiungere un po' di autonomia, oppure dall'idea di rendersi utile alla comunità e di mettersi al servizio. Comunque, qualunque sia la ragione, alla fine poi il servizio civile volontario è comunque una delle poche esperienze che connette i giovani alla società, offrendo loro un ruolo da protagonisti. E qualche volta uno magari lo fa appunto perché si vuole mettere alla prova, ma poi scopre il mondo. E qualche volta c'è anche così, è in itinere che uno scopre anche tanti aspetti che magari non si aspettava all'inizio, anzi che cui era del tutto disinteressato, offrendo ai giovani un ruolo da protagonisti che li aiuta a scoprire la bellezza dei legami, il fascino di poter partecipare a processi di crescita della comunità intera e di essere davvero protagonisti di qualcosa per gli altri e non per se stessi. Fare il servizio civile rimane una delle poche scuole di partecipazione alla vita pubblica e di educazione all'impegno sociopolitico. E quindi, essendo una delle poche scuole di partecipazione alla vita pubblica e all'impegno sociopolitico, diventa una bellissima scuola di educazione per sé. Cioè scopriamo chi siamo, che ci stiamo a fare. Finisco davvero. Gaudium et Spes, in uno dei testi più belli conosciuti del Concilio, afferma che la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria.
In effetti, nel cuore di ogni uomo Dio continua a riversare il proprio amore, che è il motore di ogni progresso e di ogni iniziativa. La coscienza. Qualcuno diceva, guarda, tu ci penso io per te, te la gestisco io. La coscienza non la gestisce nessuno, ce la dobbiamo gestire noi. Qualche volta qualcuno c'ha ancora c'ha un po' questa fissazione che insomma è troppo pericoloso che ognuno si gestisca la coscienza, ma è molto pericoloso se c'è qualcun altro che la gestisca. E te la puoi gestire solo tu, non c'è dubbio. E impariamo a gestircela perché facciamo il servizio, perché ne capiamo l'utilità, perché la spendiamo, no? Ecco, quindi sarebbe un errore ritenere che la scoperta di questa realtà fosse legata ad una dimensione intima, di introspezione, ridurla, insomma, a un ennesimo esercizio individualista. Ce l'abbiamo già tanti, il bancone delle offerte è ricchissimo di questo. La coscienza, tantomeno la coscienza si impara sui libri o nei convegni. Il dono si rivela nella pratica quotidiana, quando compiamo quel processo umanissimo che inizia dall'interrogare le esperienze della vita spinti da una sana inquietudine e che ci fanno uscire da noi per poter capire la coscienza. Le domande sono un momento decisivo del risveglio di ogni coscienza e custodire e tener vive le domande, quell'inquietudine che dicevo, ascoltare quello che ci accade attorno, un tempo si parlava dei segni dei tempi, ci stanno ancora i segni dei tempi, eh? Più chiari di così, peraltro, direi proprio, cioè, dice anche proprio quelli che non hanno gli occhiali, dice, senti, ma non so se hai capito, ecco. Non accontentarci di scorciatoie disumanizzanti di fronte ai problemi è il primo modo eminente di comunicare con la realtà. L'amore interroga, interpella, non lascia tranquilli, genera compassione, spinge a capire di più e meglio, e compassione non come un sentimento di cui mi compiaccio, compassione come scelta di farsi carico, coinvolge. E poi quindi, infatti, il secondo momento della coscienza che si risveglia è proprio quello dell'intelligenza, dell'approfondimento, che aiuta a capire come ci siano sempre opzioni diverse, dunque scelte che da un lato ci spingono alla solidarietà, dall'altro all'individualismo e all'indifferenza. L'esito di questo processo sono le nostre decisioni, cioè chi scegliamo di essere. Quindi non possiamo dire che siamo incoscienti. Questa esperienza, che chiamiamo coscienza, è il percorso che ogni benedetto giorno compiamo, dall'assunzione della realtà alla responsabilità personale e comunitaria. L'amore non potrà mai restare fuori dalla concretezza, se no diventa quella roba, quel pappone che in tanti modi così ci narcotizza, ci fa girare sempre intorno a noi, pappone a volte un po' veramente penoso, banale, a mio parere, perché lo compiamo nell'assunzione della realtà e quindi la responsabilità personale e comunitaria. L'amore non potrà mai restare fuori dalla concretezza perché diventi bene, e il bene astratto non esiste, ha bisogno che ci sporchiamo le mani con il dolore e la vita dei fratelli, che ce ne facciamo carico e che impariamo il passaggio dalla compassione alla solidarietà. Grazie. Obiezione di coscienza, servizio civile, occasione per formare le nostre coscienze e per fare le giuste scelte, mi verrebbe da dire. Io cedo immediatamente la parola al ministro Andrea Abodi, lo ringrazio per la sua presenza, perché giorni intensi e anche altri impegni urgentissimi dopo di questi, quindi lo ringrazio per la sua presenza e con lui ringrazio tutta la struttura che oramai affianca e ci sostiene nel lavoro non solo di Caritas ma di tutte le realtà che propongono l'esperienza del servizio civile. Il 25 novembre il ministro, oltre ad occuparsi di sport e politiche giovanili, ha ricevuto anche la delega al servizio civile universale, quindi si occupa anche di noi. A lui la parola, grazie. Grazie. Beh, ancora non ho detto niente, non è detto che li meriti. Preventivo, no, quindi meglio andarci cauti. Caro Don Marco, grazie per l'introduzione, soprattutto grazie, come dire, a Don Matteo, me lo posso permettere? Non lo so.
Sua Eminenza, anni, Sua Eminenza, Sua Eminenza. Poi, il brand funziona. Non so. Sì, c'è chi ha fatto promozione. Grazie a tutti voi, a tutta la struttura di Caritas, alla struttura della Conferenza Nazionale degli Enti per il Servizio Civile, per tutti gli operatori, formatori. Permettetemi di dire grazie anche alle colleghe e ai colleghi del Servizio Civile che lavorano con me, ma anche se ancora non con me direttamente, ma spero un po' di più ogni giorno. Ma grazie soprattutto ancora di più a ragazzi e ragazzi presenti, sperando di impegnarvi per qualche minuto non su terminologia tecnica e politica, ma su sentimenti, che penso che siano alla base di tutto. Magari qualche volta uno non si aspetta che si parli di sentimenti. Devo dire che il lavoro che anima ogni giorno la responsabilità che la Presidente Meloni mi ha affidato passa esclusivamente, o meglio no, sarebbe brutto, no? Tra la relazione stretta tra i sentimenti e le competenze, l'impegno quotidiano. E devo dire anche che è un sentimento condiviso con gran parte dei miei colleghi, a partire da Eugenia Roccella, che sentivo stamattina, alla quale ho detto sto andando, e era pronta anche lei a venire. Voi sapete che è il ministro delle pari opportunità, della famiglia, della natalità, e con la quale condivido il tavolo del Consiglio dei Ministri, perché è alla mia sinistra, e condivido soprattutto i sentimenti e i valori, così come magari con altri colleghi. Quando uno, come il sottoscritto, viene invitato per fare dei saluti e poi per un gioco della scaletta interviene dopo Don Matteo, è come essere raso al suolo, no? Nel senso buono del termine, nel senso che uno dice, beh, ha detto tutto, devo solo cercare di non far danni. E l'unica cosa che uno dovrebbe dire è cosa posso fare per mettere in condizione tutti di fare ciò che lei ha detto, che in parte dovrebbe essere anche il compito della politica, no? Anche se io sono un tecnico, cioè mettere in condizione la macchina della vita quotidiana in modo organizzato, insieme agli altri soggetti che appartengono al grande gioco delle istituzioni pubbliche, di procedere per raggiungere gli obiettivi. D'altro canto, Don Matteo, l'ho conosciuto 7-8 anni fa e dovevo capire subito come sarebbe andato a finire oggi. Lui non lo ricorderà perché incontra milioni di persone, ma io lo ricordo perché sono rimbambito. Perché è rimasto impresso nella mia memoria, non soltanto per l'incontro, che non era un incontro esclusivo, era un incontro insieme a tante altre persone, ma era in un luogo suggestivo, conosciuto ma al tempo stesso un po' lontano. Eravamo in Sicilia, in un paesino che si chiama Vittoria, diciamo che è evocativo, no? Evocativo della vittoria per la quale si dà tutto ma non si fa di tutto, almeno per quanto mi riguarda, avviso ai naviganti. E noi abbiamo passato una sera insieme per un premio dedicato al calcio dei giovani, quindi degli amatori, dei dilettanti, una serata insieme che mi è rimasto impresso. E poi guarda qua, ritrovo Don Matteo in ben altri vesti, ma è sempre Don Matteo, è sempre quello di 7-8 anni fa, con ancora di più forse, ma con il stesso tratto, lo stesso tratto umano. Perché sono felice? Perché torno a casa con un patrimonio in più, le cose che ho ascoltato, non soltanto quelle che ha detto il Monsignor Carlo Roberto Maria Radadelli, ma me lo permetta, quello che ha detto lei, perché è un fattore di ulteriore responsabilizzazione che vale per me, vale per i colleghi, nella gratificazione del nostro impegno quotidiano rispetto alla promozione di un servizio civile universale che ha una sua storia. Lei l'ha raccontato per punti velocissimi, ma quello che rimane impresso sono le ispirazioni valoriali. Per quello che il servizio civile ha rappresentato in via prima alternativa e poi sostitutiva, per quanto devo ancora imparare, perché studio di giorno e di notte, perché questa delega che arricchisce il portafoglio delle opportunità che mi sono state affidate, un po' come nella logica della parabola dei talenti, mette insieme elementi che stanno bene insieme: lo sport, appunto, le politiche giovanili, con dentro l'Agenzia Nazionale dei Giovani, il Servizio Civile Universale, le celebrazioni degli anniversari nazionali
legati proprio alle giovani generazioni, non tanto e non soltanto per fare la somma di ricorrenze di alto livello, ma per trovare un filo logico, che sia un filo logico della narrazione della nostra storia, della storia del nostro paese, ma anche dei valori che devono essere sistematicamente richiamati, allenati, perché possono essere praticati. Allenamento delle coscienze. Lo considero anche questo un allenamento delle coscienze. E credo che più di voi, ragazzi e ragazzi, non lo possa comprendere nessuno, perché vedo nei vostri occhi al tempo stesso la voglia di fare, l'entusiasmo di chi inizia un percorso di vita che è già un pezzettino avanti, ma che ancora si può permettere di guardarsi intorno, e anche la passione, io credo che sia la passione sociale, la passione morale, la passione valoriale, che non deve avere necessariamente, mi si consenta, un contenuto religioso nella sua categoria tradizionale. Se ce l'ha, meglio. Io ce l'ho avuto, grazie al DNA e all'educazione familiare, a quello che ha deciso lo Spirito Santo. Ma quello che vale al di sopra anche di questa dimensione, che è personale, è l'impegno per gli altri e all'interno di questa categoria la salvaguardia di se stessi. Vedete, quello che ho appreso in questo mese di, appunto, di studio, di analisi, non è tanto la crisi del servizio civile universale, che non è in crisi come strumento, e cercheremo anche di prenderci qualche impegno, perché il mio saluto poteva essere anche, avrebbe potuto anche essere vi saluto, perché come ho detto ha parlato Don Matteo, ma io devo prendermi anche da parte della Presidente Meloni, che mi chiede di portarvi il vostro saluto, il suo saluto, io devo prendermi degli impegni, perché voi torniate a casa e possiate dire: ho capito, sei impegnato, adesso lo aspetto al varco, perché questo dà un senso al mio saluto, altrimenti è un saluto come tanti altri. Io devo consentirvi di convincervi, non oggi, ma strada facendo, che il sottoscritto e chi rappresenta il sottoscritto, ovvero chi ha la responsabilità di governo, vuole continuare a investire, vuole continuare a raccogliere risorse finanziarie per fare in modo che il servizio civile universale, in tutte le sue declinazioni, a partire da quella sociale nel senso più alto del termine, ma anche in ambito ambientale, anche in ambito culturale, anche in ambito sportivo, ovunque sia possibile declinarlo, avrà l'energia per potersi consolidare nel tempo e raggiungere gli obiettivi. E guardate, non è soltanto un tema di risorse finanziarie, perché se oggi dovessimo fare un minimo di autocritica o di analisi, ciò che sta mancando o rischia di mancare sono due cose: la vocazione e la progettualità. La vocazione, perché evidentemente dobbiamo migliorare nella capacità di arrivare alla vostra, che è stata anche la mia generazione, la nostra generazione, non lo dimentichiamo, perché ci sono frammenti di gioventù in ognuno di noi. Non pensate, ma questo dipende da noi, dimostrarlo, che i capelli bianchi determinino una lontananza. Ci sono dei meravigliosi capelli bianchi di donne e uomini giovani e dei meravigliosi capelli neri anche, per carità, di ragazze e ragazzi che sono già molto avanti con gli anni, molto, quasi arresi. Quindi il tema è capire come noi, dialogando con voi, riusciamo a sollecitarvi nella risposta. Questo è il primo tema, perché se no andiamo incontro anche a opportunità che crescono, e il prossimo bando sarà quello che mi dicono i colleghi, il bando con le maggiori opportunità quantitative della storia del servizio civile universale. Ma chissà se riusciremo a raggiungere l'obiettivo di vedervi tutti presenti, e magari anche di più, per avere l'imbarazzo di dover cercare altre risorse. Ma questo dipende da noi, un po' anche da voi, indubbiamente. Ma io nei vostri occhi non posso non vedere la voglia di migliorare la condizione della comunità, e attraverso la comunità la vostra condizione, la nostra condizione, di tutti, attraverso il servizio civile universale, che è cittadinanza attiva, che è solidarietà sociale, che è responsabilità sociale. Non voglio sembrare come quelli, appunto, che dicono ai miei tempi, però anche ai miei tempi, ma anche nei tempi successivi, noi manifestavamo la nostra passione, tensione ideale in altro modo magari, ma la materia prima penso che sia la stessa.
e ci aspettiamo che da voi arrivino degli assordanti messaggi di, appunto, di responsabilità per la classe dirigente, perché possiamo noi mettere a vostra disposizione gli strumenti che consentano di utilizzare il servizio civile universale come uno strumento di emancipazione personale, come uno strumento di miglioramento della qualità della vita delle comunità e di indispensabile strumento di umanità per chi ne ha più bisogno, perché certamente siamo forse soprattutto quello. E l'altro aspetto che diventa fondamentale ma non è scontato è la progettualità, perché se non troviamo una relazione stretta tra la risposta di chi partecipa ai bandi e chi progetta, e quindi anche nell'ottica della coprogettazione e della coprogrammazione diventa fondamentale questo elemento, si determina un cortocircuito che non porta al raggiungimento del risultato. Quindi scusate se mi sono dilungato un po' appassionatamente e sinceramente in questo mio saluto, che non è un saluto, ripeto, è un'assunzione appunto di responsabilità per fare in modo che anche la vostra presenza e anche la mia presenza abbiano un segno nel nostro vissuto quotidiano, non soltanto perché fa bene a noi, ma perché fa bene al mondo al quale apparteniamo. Vi ringrazio. E se Don Marco me lo consente, come? Perché su questo c'è stata una piccola missione. Se c'è una cosa, lo dicevo prima a Don Marco, quando si va in un posto che dà fastidio, che uno parli, saluti e se ne vada. Io non vorrei farlo, ma sono costretto a farlo perché c'è una catena di appuntamenti e arriverò un po' in ritardo. Però c'è chi rimane e in piccola parte sono, anche se me lo consentite colleghe, i miei occhi e le mie orecchie per continuare a rappresentare la mia presenza, e quindi con questo vi saluto sommessamente e rimango diversamente presente. Grazie. Grazie al Ministro. E ci siamo impegnati poi nei prossimi giorni a portare a lui e alla sua attenzione tutti i lavori che faremo oggi, soprattutto quanto verrà dall'ascolto dei laboratori del pomeriggio. Il Ministro parlava di allenamento delle coscienze, quindi vogliamo viverla così questa mattinata. E io invito a portare i suoi saluti a nome di tanti altri, Laura Milani, che è la nostra Presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile. Ecco Laura qui, perché non ci siamo solo noi come Caritas, ma ci sono tanti altri enti che offrono questa possibilità, quindi Laura la parola per il suo saluto. Grazie e buongiorno a tutti e a tutte. Adesso, se il Ministro partiva con un certo imbarazzo a parlare dopo Don Matteo, io parlo dopo Don Matteo, dopo il Ministro, quindi veramente insomma l'emozione è tanta. Però sono molto contenta di essere qui con voi e tra l'altro insomma in queste settimane sono anche sono diverse le occasioni per fare memoria di questi 50 anni del servizio civile, no? Di questi 50 anni ho fatto un pezzettino di 17 più o meno, ho fatto i conti, perché sono stata volontaria in servizio civile all'estero in Brasile 17 anni fa e realmente questa esperienza mi ha cambiato la vita, no? Perché l'esperienza in Brasile ha determinato poi delle scelte, poi ho scelto di entrare a far parte di una comunità, la comunità Papa Giovanni, e ho scelto di continuare a impegnarmi un po' nell'ambito del servizio civile. Oggi sono presidente della CNESC, quindi è anche bello vedere come in questo percorso io personalmente ci sono stata anche in maniera diversa, no? Dando un contributo ogni volta diverso, ecco. E occasioni come queste sono occasioni per fare memoria, per fermarci a pensare al senso delle cose che facciamo, no? Si è parlato molto di situazioni di ingiustizia, di violenza, no? A cui l'obiezione prima è il servizio civile, oggi dà una risposta.
E a volte lo facciamo con delle azioni invisibili, no? Che si insinuano nelle pieghe e a volte nelle piaghe dei nostri territori. E sono azioni quotidiane che però hanno a che fare con la costruzione della pace e non sempre ce ne rendiamo conto, non sempre siamo in grado di leggere la violenza che ci circonda e a volte non ci rendiamo conto che quel pezzettino che facciamo attraverso anche il servizio civile è in realtà una cosa molto grande, no? Fa parte della costruzione della pace e diciamo in parte porta un cambiamento dentro se stessi e dall'altra parte porta anche un cambiamento nei territori, no? Come è stato ampiamente detto prima. Quindi penso che sia importante far memoria e fermarsi, non perché siamo dei nostalgici e quindi diciamo come erano belli gli anni 70 o prima, no? Le lotte e adesso è tutto diverso, no? Ma perché questo ripensare alla storia ci fa rileggere anche quello che stiamo vivendo oggi, che siamo operatori degli enti, che siamo funzionari del dipartimento, che siamo volontari, però è un'occasione per fermarci, per guardarci, per dire, per rivedere insomma se abbiamo perso un attimo la direzione oppure se ci sono elementi, no, di continuità e capire anche che direzione vogliamo prendere nel futuro. Adesso è stato bello ascoltare anche il ministro e gli impegni, no, del ministro nell'investire nel servizio civile, non solo in termini economici, ma anche come strumento per rispondere ai bisogni delle nostre comunità, no? Come strumento di pace, come motore di sostenibilità. E penso che la mattinata, ma anche i pomeriggi, che ho visto che sono molto, molto ricchi, io poi purtroppo sarò in un'assemblea, quindi non riuscirò a vedere gli altri temi che mi interessavano, però penso che questa giornata sia l'occasione per fare una riflessione per portare insomma questa riflessione in modo che abbia ricaduta nel nostro impegno quotidiano. Quindi grazie ancora a tutti. Grazie. Vogliamo quindi questa mattina raccontare una storia che viene da lontano, proprio per continuare questo allenamento, questo lavorio di formazione delle nostre coscienze. Una storia che inizia quando la legge non riconosceva il diritto ad obiettare al servizio militare. L'alternativa allora era il carcere, come fece Pietro Pinna e fecero tanti altri, come fece Alberto Trevisan, che era uno di quelle centinaia di giovani che quando il 15 dicembre 1972 venne promulgata la legge si trovava in carcere per la terza volta. Una storia che ci dice l'importanza di alcune scelte e di quanto poi queste scelte hanno prodotto. Quindi chiedo alla regia di mandare il primo video che ci dice proprio da dove è iniziato tutto il percorso che oggi ci porta anche qui. Certo, c'era l'istanza personale di mettersi in una posizione che fosse coerente con i principi della coscienza. Ma in più c'era questo intento politico di richiamare al problema della responsabilità generale della guerra. Beh, con l'obiezione di coscienza non mi sono fatto mancare nulla, perché ho visitato praticamente tutte le carceri militari. Ho cominciato con Forte Boccea, la prima obiezione di coscienza, poi sono stato più volte a Peschiera del Garda e ho fatto anche Gaeta, che per tutti i militari è sempre stata una spada di Damocle. Il ti sbatto a Gaeta era un po' il pericolo di tutti i ragazzi che hanno fatto il servizio militare e sono arrivato anche lì. Beh, io ho cominciato nel giugno 70 e ho fatto quasi 3 anni di su e giù. E, di effettivi mesi di carcere ne ho fatti 18 per rispettivi tre processi. Poi è arrivata la legge e per fortuna, altrimenti la strada sarebbe stata molto, molto più lunga.
certo, c'era l'istanza di l'istanza sì. personale. Chiedo di me. Sì, questo lo ascolteremo dopo, vedremo dopo. Quindi da qui abbiamo iniziato e vogliamo, come dire, questa mattina, con l'aiuto di chi ha studiato in questi anni tutto il fenomeno, capire come poi siamo arrivati all'esperienza del servizio civile. Quindi io, chiedendo e salutando Monsignor Zuppi e Laura Milani, invito al tavolo il professor Rossi e il professor Melloni, che ci aiuteranno in questa seconda parte della mattinata ad entrare nel merito e a capire come siamo arrivati oggi. Al professor Rossi abbiamo chiesto di aiutarci a capire l'evoluzione legislativa e costituzionale da beneficio a diritto, da obbligatorio a volontario. Il professor Rossi insegna diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, lì in questa stessa università ha svolto diverse funzioni. Negli anni si è occupato più volte dei temi del servizio civile, del suo inquadramento costituzionale, delle sue leggi di riforma. Mentre al professor Melloni, che parlerà appena dopo il professor Rossi, abbiamo chiesto di aiutarci a capire il tema proprio dei cattolici italiani e dell'obiezione di coscienza. Abbiamo chiesto a lui perché il professor Melloni è storico delle religioni italiane, ordinario di storia del cristianesimo nell'Università di Modena, Reggio Emilia, e tra i massimi studiosi italiani del Concilio Vaticano II e tanto altro. A lui abbiamo chiesto appunto di aiutarci a capire come i cattolici hanno vissuto questa esperienza. Lascio la parola al professor Rossi, che in una ventina di minuti prova a togliere qualcosina. Ne avevamo dati 30, prova a togliere qualcosina, se ci riusciamo, a capire appunto l'evoluzione anche legislativa sull'obiezione di coscienza. Bene, buongiorno a tutti, grazie. In realtà io avevo capito 45 minuti, dal programma c'era scritto così. Comunque, vabbè, come disse quel professore, come ene. Dunque, allora, salto tutti i ringraziamenti, saluti, eccetera, insomma, per non perdere ulteriormente tempo. Dunque, da cosa partiamo? Insomma, dobbiamo partire da un certo punto, no? Per fare una storia, e qui il punto è costituito dall'approvazione della legge 772 del 1972, che non esclude che ci sia una storia precedente che andrebbe raccontata. Insomma, le testimonianze di Pietro Pin e Trevisan, insomma, sono emblematiche di questo, ma insomma partiamo da qui. Allora, questa legge che cosa prevedeva? Prevedeva, è stato detto, l'obiezione di coscienza al servizio militare. Con questa legge, quindi, lo Stato ha riconosciuto la possibilità per un cittadino che era obbligato a prestare il servizio militare di poterlo non fare, insomma, di poter opporre motivi di coscienza. E questa possibilità fu riconosciuta poi successivamente, validata per così dire dalla Corte Costituzionale, che in una decisione del 1991 riconobbe che la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti all'uomo dall'articolo 2 della Costituzione. Quindi la libertà di coscienza ha un fondamento in Costituzione, e avendo un fondamento in Costituzione, questo presuppone la possibilità per il legislatore di riconoscere che di fronte a un obbligo normativamente imposto, come quello di prestare il servizio militare, la persona che si trovasse in una opposizione a questo obbligo fondata su ragioni di coscienza potesse farlo. Di fronte a questa situazione, la legge offriva, diciamo, due vie d'uscita a colui che si trovasse in questa situazione, come già è stato detto: o un servizio militare non armato o un servizio sostitutivo civile.
Importante questo servizio sostitutivo civile perché dette luogo anche qui a una pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 165 del 1985, la quale sostanzialmente richiamò questo servizio sostitutivo civile come una forma, una modalità di difesa della patria. E qui il tema entra prepotentemente. Voi sapete forse, se non lo sapete magari potete anche andarlo facilmente a rivedere, che l'articolo 52 della Costituzione sancisce due principi, due regole. La prima, al primo comma, la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. Secondo comma, il servizio militare è obbligatorio nei limiti stabiliti, nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Allora, capite la stretta connessione, no? Che in Costituzione c'è tra difesa della patria e servizio militare obbligatorio. La Corte Costituzionale con questa sentenza ruppe, diciamo, incrinò, per così dire, questa connessione tra primo e secondo comma, affermando che la difesa della patria si poteva realizzare anche con una forma di servizio diverso da quello militare, cioè con una forma appunto di servizio civile. Il servizio civile sostitutivo partecipava alla pari del servizio militare alla stessa finalità complessiva di consentire alla persona, di chiedere alla persona di adempiere al dovere di difendere la patria. Quindi in sostanza il dovere di difesa della patria può essere adempiuto in due modi, o attraverso la prestazione di un servizio militare o attraverso la prestazione di un servizio civile. La stessa legge 772 prevedeva, per in qualche modo misurare o valutare la serietà delle motivazioni dell'obiettore, e in certa misura per impedire che quelle motivazioni fossero in realtà una copertura per scelte di comodo, prevedeva due strumenti, due situazioni per così dire. Uno, il fatto che il servizio civile fosse più lungo, avesse una durata maggiore rispetto alla durata del servizio militare, che variava in relazione al tipo di arma in cui uno era chiamato. E in secondo luogo, che ci fosse un esame delle motivazioni da parte di una commissione che doveva valutare se il giovane che si dichiarava obiettore di coscienza era in realtà convinto di essere obiettore o era appunto un modo per adottare altre scelte. Questa commissione che in dottrina, insomma nella dottrina giuridica, qualcuno definì un tribunale delle coscienze, perché doveva appunto andare a sindacare la coscienza individuale. Allora, questi due pezzi, no, con cui si voleva fondare la verifica della serietà della scelta individuale, furono in realtà smontate dalla giurisprudenza. La giurisprudenza amministrativa da un lato, che disse che in realtà questa commissione poteva soltanto sindacare la non manifesta infondatezza delle ragioni addotte dall'obiettore e quindi che praticamente tolse quasi tutto il potere a questo tribunale delle coscienze, e in secondo luogo la Corte Costituzionale che invece dichiarò illegittima una durata maggiore del servizio civile, perché disse non c'è nessuna ragione per cui se il servizio civile partecipa della stessa natura della difesa della patria del servizio militare uno debba durare di più e uno di meno, o durano tutte e due un certo periodo oppure è incostituzionale. E quindi questi due pezzi, diciamo, su cui si fondava la legge 7.2, no, vennero meno in base a questa evoluzione. Allora, a seguito di queste decisioni, di questo cambiamento di prospettiva, il Parlamento iniziò un'opera di revisione della legge del 1972. A seguito di un iter parlamentare piuttosto complesso, il 16 gennaio del 1992, attenzione, non sto facendo un errore,
e il 16 gennaio 1992 le Camere giunsero all'approvazione di un nuovo testo, nel quale l'obiezione di coscienza veniva riconosciuta come un diritto. Cito l'articolo 1. I cittadini che per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando in sostituzione del servizio militare, sempre si parla di servizio militare sostitutivo, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria e ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione. È una definizione un po' complessa, ma insomma che fa tesoro anche di quella pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato che appunto il servizio civile è un modo di difendere, di adempiere al dovere di difesa della patria sancito dal primo comma dell'articolo 52. Questa legge, tuttavia, e per capire anche come anche sul piano politico-istituzionale fosse particolarmente caldo e dibattuto questo tema, questa legge fu tuttavia non promulgata dal Presidente della Repubblica in carica, allora si chiamava Francesco Cossiga, il quale rinviò la legge alle Camere per una nuova deliberazione, come era e com'è suo potere fare, in quanto, si legge in questo comunicato, l'opportunità di riconoscere e tutelare l'obiezione di coscienza come diritto intimamente connessa all'esercizio di libertà individuali non può far dimenticare, disse il Presidente della Repubblica, come la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte affermato, che occorre al tempo stesso preservare i valori costituzionali altrettanto rilevanti della difesa della patria e dell'obbligatorietà del servizio militare. Pertanto il Presidente ritiene indispensabile integrare la normativa con la previsione di rigorosi accertamenti per verificare che la scelta dell'obiezione nasca dalle intime concezioni del giovane e non costituisca invece solo un pretesto per sottrarsi a un obbligo sanzionato a livello costituzionale. Questo rinvio, qui insomma chi c'era ricorda, questo rinvio fu fatto dal Presidente della Repubblica a Camere sciolte, cioè dopo aver sciolto le Camere. E lì si provocò un dibattito istituzionale perché le Camere volevano riunirsi per riapprovare la legge, ma il Presidente della Repubblica disse no, non vi potete riunire perché le Camere sono sciolte e non possono riapprovare una legge. Al che insomma ci fu addirittura il Presidente del Consiglio che paventò l'ipotesi di fare un decreto legge riprendendo i contenuti della legge, insomma poi non se ne fece di nulla, praticamente questo rinvio paralizzò l'approvazione, la promulgazione della legge. Bisogna aspettare 6 anni, dal 92 al 98, perché finalmente il Parlamento riuscisse a approvare, a riapprovare, insomma, con leggeri modifiche, quella legge del 92. La legge numero 230 del 1998, che introdusse alcune significative novità. In primo luogo questa che vi ho detto, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come un diritto, quindi non che doveva essere diciamo più sottoposta a un esame di tribunale della coscienza o di quant'altro. In secondo, che il periodo, la durata del servizio civile era pari a quella del servizio militare, ma che doveva prevedere al proprio interno un periodo di formazione che ogni giovane avviato al servizio civile doveva ricevere da parte dell'ente. In secondo luogo veniva introdotto il criterio dell'area vocazionale, cioè l'assegnazione
dell'obiettore al servizio civile deve avvenire entro l'area vocazionale, il settore di impiego da questi indicato, perché in quei tempi uno si dichiarava obiettore e poi il ministero ti mandava dove voleva lui, insomma, no? Quindi tu potevi chiedere di fare, non so, servizio per i disabili e ti mandavano a fare la mensa della Caritas da qualche parte. E infine, accogliendo una richiesta fortemente sostenuta anche nella società civile, si è sottrasse la gestione amministrativa del servizio civile al Ministero della Difesa, attribuendola ad un apposito ufficio, cioè l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, poi dopo rinominato e trasformato nell'Agenzia Nazionale per il Servizio Civile nel 1999, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Ecco, anche qui meriterebbe aprire un dibattito, insomma, no? Perché questa fu considerata una grande conquista, di togliere il servizio civile dalla gestione del Ministero della Difesa. Perché il Ministero della Difesa è il Ministero delle Forze Armate, sostanzialmente. Però si potrebbe discutere, insomma, perché in una logica di difesa, come indicata la Corte Costituzionale, forse bisognerebbe cambiare, diciamo, la competenza del Ministero della Difesa. Ma comunque ora non possiamo. Questa stessa legge, inoltre, oltre appunto a inquadrare il servizio civile in una logica di, come ho detto, di difesa della patria ai sensi dell'articolo 52, poi conteneva anche l'espressione di difesa civile non armata e non violenta nell'articolo 8 lettera F, che richiamava i compiti assegnati all'allora istituito Ufficio per il Servizio Civile Nazionale. La storia prosegue, vado un po' velocemente, ma d'altra parte così devo fare. Dopo qualche tempo, dalla legge del 92, ma prima del 98, era stata avanzata una proposta diversa da parte, e lo cito qui oggi perché mi pare, insomma, la sede è giusta per farlo, da parte della Caritas italiana insieme con la Fondazione Zancan. E insomma, mi permettete, insomma, di rivolgere anche un ricordo personale, perché questa legge ne fui parte, insomma, ci lavorai e fu la legge che mi consentì di entrare in rapporto con Don Giovanni Nervo, insomma, il quale mi chiamò e mi disse: guardi che da un po' di anni noi stiamo lavorando a un'idea di legge e abbiamo costruito, insomma, un po' i fondamenti teorici, insomma avremo bisogno ora di passare alla scrittura di un testo di legge. E allora entrai, insomma, cominciamo a fare dei seminari a Malosco, insomma scrivemmo questa proposta che poi fu presentata e fu anche poi presentata alle Camere da parte di alcuni parlamentari. Che cosa prevedeva questa proposta della Caritas italiana e della Fondazione Zancan presentata a Roma nel 1996? Prevedeva una forma di servizio civile obbligatorio, partendo da un presupposto costituzionale, e cioè che il servizio civile doveva essere senz'altro un modo, una forma di espressione del dovere di difesa della patria, di quell'articolo 52, ma che bisognava dare anche attuazione ad un altro principio costituzionale che fino, diciamo, a quel momento non era stato particolarmente valorizzato, almeno sotto questa dimensione, e cioè l'articolo 4, secondo comma della Costituzione, in forza del quale, cito, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Come può notarsi, si usciva dalla logica che aveva giustificato l'introduzione dell'obiezione di coscienza e si ragionava in una prospettiva diversa, quella cioè di concepire il servizio civile non solo come obbligazione alternativa alla prestazione
del servizio militare, ma come modo per vivere e realizzare la solidarietà, sia in funzione del progresso della società che come strumento per educare i giovani in questa direzione. E sintetizzando con uno slogan questa proposta, io mi permetto di ricordare questo che avevo scritto, cioè dalla scelta di obiettare alla scelta di servire. Questa proposta prevedeva, insomma, di estendere questa forma di servizio a tutti i giovani maschi di sesso appunto maschile in servizio obbligatorio e alle ragazze in forma invece volontaria. E insomma non entro nel merito nel dettaglio poi dell'articolazione di questa legge, ma insomma mi pareva opportuno richiamare questo passaggio che poi insomma in qualche modo ha dato forma successivamente. Perché che cosa è successo dopo? Con il realizzarsi di un processo di riforma della leva militare avviato dalla legge 331 del 2000 si è prodotto una sostanziale abolizione del servizio militare obbligatorio. Attenzione che in realtà la legge non parla di abolizione, lo dico qui ai giovani che sono in possibilità di, ma è di una sospensione, anche perché quindi il servizio militare, che si dica o che venga raccontato, non è stato abolito, ma è stato sospeso. E è stato sospeso anche perché, lo ricordo, l'articolo 52,2 della Costituzione stabilisce che il servizio militare è obbligatorio e la Costituzione, sapete, ha una forza superiore rispetto alla legge ordinaria, quindi la legge non può eliminare l'obbligatorietà, lo può sospendere. E la compatibilità costituzionale di questa legge è tutta da verificare, a mio parere, ma ora non entriamo nemmeno in questo problema. Allora, detto che quindi c'è stato questo processo, diciamo, di sospensione del servizio militare, si poneva il problema di che cosa si doveva fare o si poteva fare del servizio civile. E il legislatore decise di intervenire con la legge numero 64 del 2001 mediante la previsione di un servizio civile da svolgersi in forma volontaria. Quindi non si seguì, per così dire, la strada della Fondazione Zancan Caritas, ma si stabilì un altro percorso. La legge 64 istituì il servizio civile nazionale, un servizio civile che stabiliva la legge è finalizzato a concorrere, cito, attenzione alle parole, a concorrere in alternativa al servizio militare obbligatorio alla difesa della patria con mezzi e attività non militari. Anche qui i più âgé ricorderanno tutto il dibattito che ci fu tra il termine servizio civile sostitutivo o servizio civile alternativo, che non posso riprendere. Però è interessante che mentre la legge del 72 e anche quella della 230 non facevano riferimento a un servizio civile alternativo, questo invece è contenuto nella legge 64 del 91, quando il servizio militare non c'è più, di fatto, no? È stato, come ho detto, sospeso. E però, diciamo, è positivo perché si valorizza ancora questa finalità del servizio civile alla difesa della patria con mezzi e attività non militari. In questa forma di concorre in alternativa, che è una formula che è abbastanza singolare. La legge in esame, comunque, sganciando il servizio civile da qualsiasi ipotesi di obbligo e da qualunque riferimento con il servizio militare, sente quindi tuttavia la necessità di ridefinirne il rapporto. Da un lato finalizzando i due istituti al medesimo obiettivo di carattere generale, cioè la difesa della patria, e dall'altro
sottolineandone la natura alternativa. E da qui questa apparente contraddizione tra l'espressione concorre in alternativa, ma che in realtà sottolinea come l'accezione ampia di difesa della patria impone di prevedere modalità diverse di adempimento del relativo dovere, appunto, di difesa della patria. Questa legge era una legge delega, e anche qui, insomma, potrei raccontare una storia anche personale, perché proprio a seguito di un incontro che si fece in Caritas, in cui ero chiamato a fare il relatore, dopo pochi giorni, dal direttore del dipartimento, che mi disse: guardi, ci aiuta a scrivere questi decreti di attuazione della legge 64. Lì ci trovammo un problema istituzionale molto consistente, perché intanto nel frattempo, cioè dall'approvazione della legge alla adozione dei decreti, era cambiata la Costituzione, perché era entrata in vigore la legge costituzionale 3/2001. E qual era il cambiamento radicale che questa riforma aveva introdotto? Il fatto che, mentre prima le competenze regionali delle regioni erano enumerate, no? Erano stabilite, fissate in Costituzione, e si diceva tutto il resto appartiene allo Stato, è di competenza dello Stato, la legge 3/2001 ha rovesciato questo criterio, stabilendo invece che le materie dello Stato sono quelle enumerate e che tutto ciò che non è indicato si doveva intendere di competenza regionale. Allora, qui si poneva il problema, perché noi dovevamo dare attuazione a una legge di delega, ma nel frattempo qual era il fondamento costituzionale che consentiva allo Stato di intervenire? Perché se non c'era un fondamento costituzionale, quella era di competenza regionale, no? Perché ho detto, tutto ciò che non era attribuito espressamente allo Stato era di competenza regionale. E allora quale fu la soluzione, no, che demmo al problema in quella sede, poi che il governo naturalmente, governo tra l'altro anche qui un po' un problema, perché la legge delega era stata approvata con la maggioranza di centrosinistra, governo Amato, nel frattempo i decreti delegati dovevano essere approvati dal governo Berlusconi, governo di centrodestra, quindi insomma c'era anche un po' di problemi sotto questo aspetto. Però qual è fu la soluzione? Quello di dire: tra le competenze attribuite allo Stato c'è quella di difesa e forze armate. Articolo 117, comma 2, lettera, non mi ricordo quale lettera è. Comunque è difesa e forze armate. Allora, si interpretò questo lemma, difesa e forze armate, non come un lemma in cui le due cose stanno necessariamente insieme, ma come due termini distinti, cioè la difesa è una cosa, le forze armate sono un'altra, nel senso che sono collegate alla difesa ovviamente, ma la difesa si realizza anche attraverso il servizio civile. E quindi anche qui, insomma, il decreto poi 77 del 2002 fu adottato col presupposto che la competenza statale era radicata nel fatto che il servizio civile fosse una forma di difesa dello Stato. Quindi non era solo un aspetto motivazionale, no? Ma anche un aspetto competenziale istituzionale che radicava la competenza dello Stato. Finiamo, andiamo all'ultima parte di questa storia. Nell'ambito... Nel contesto del dibattito circa le prospettive del servizio civile, nel febbraio 2012 si inserisce l'iniziativa del magazine Vita, che promosse la sottoscrizione di una petizione avente ad oggetto un manifesto per un servizio civile universale. L'idea alla base di questa iniziativa era che il servizio civile fosse un'opportunità da aprire a tutti i giovani interessati, e quindi si parlava di un servizio civile universale, cioè tutti coloro che volevano farlo avrebbero potuto farlo. In una prospettiva diversa da quella propria di chi propugna l'istituzione di un servizio civile obbligatorio, si sosteneva invece appunto la prospettiva di un servizio civile inteso come esperienza di partecipazione civica, cui su base volontaria
potessero accedere idealmente tutti gli interessati. E arriviamo quindi, in base anche a questa, alla legge 106 del 2016. Che conteneva all'interno di una delega ampia in cui dentro, come sapete, c'era la riforma del codice civile, il codice del terzo settore, l'impresa sociale, c'era anche una delega per il servizio civile. Questa delega è stata poi attuata con il decreto legislativo 40 del 2017, con cui è stato istituito il servizio civile universale. Ecco, io mi sono soffermato, e ora non posso farlo per ragioni di tempo, ma nel cercare di andare a capire le ragioni o il fondamento del perché questo servizio civile delineato nel 2017 si chiama universale rispetto a quello nazionale di prima. E sinceramente, ripeto, non posso qui sviluppare questo tema, ma non ho trovato argomenti forti, perché il fatto che fosse questo servizio civile fosse aperto anche agli stranieri o agli apolidi, in realtà era già avvenuto in base a una sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la legge precedente in quanto riservava l'ammissione solo ai cittadini italiani. Quindi è vero, questa legge dice che anche gli stranieri possono fare il servizio civile, ma insomma già questo avveniva in base a quella sentenza. Il fatto che ci possano essere progetti di servizio civile finanziati anche da soggetti diversi rispetto al Ministero, ma anche questo già avveniva prima, poteva avvenire prima. Il fatto che ci possa essere, diciamo, la possibilità di effettuare un periodo di servizio in uno dei paesi dell'Unione Europea, certamente questo può essere letto come un indice di universalità del servizio civile, ma appare certamente molto limitata, sia in riferimento alla sua capacità di mutare il titolo del servizio civile, sia in relazione al fatto che essa sembra riservata a situazioni comunque abbastanza ridotte. Anche la riduzione della durata del servizio civile ad una durata variabile tra gli 8 mesi e 12 mesi può certamente produrre un aumento della platea dei giovani coinvolti, ma anche in questo caso si tratta di un ampliamento limitato e non tale da giustificare un mutamento complessivo di prospettiva. In sostanza, dunque, dal complesso di questi elementi non trova giustificazione il mutamento di espressione. Se infatti consideriamo unitariamente questi elementi, si deduce un sostanziale equilibrio tra previsioni che allargano e previsioni che restringono. In ogni caso, per diventare universale vi sarebbe stato bisogno di altro, e cioè di dire tutti quelli che vogliono fare servizio civile lo possono fare. Questo sarebbe stato un servizio civile universale. In ogni caso, ecco, anche questa legge, questo decreto legislativo, indica in modo esplicito e puntuale nelle norme costituzionali di riferimento l'articolo 52 primo comma della Costituzione, quindi la difesa della patria, e richiama espressamente la difesa non armata e non violenta della patria come finalità propria esplicita del servizio civile universale. Vengo a qualche riflessione conclusiva, credo di stare comunque nei tempi. Allora, qual è il portato di questa storia, insomma, un po' raccontata, un po' galoppata? Che il servizio civile, coerentemente con questa storia, svolge una doppia funzione, intrinsecamente connessa e non scindibile, nel senso che l'una si tiene se al contempo si realizza l'altra. Primo, contribuire alla vita della Repubblica, che potremmo dire con tante espressioni, difesa della patria,
progresso materiale e spirituale della società, articolo 4, rimozioni degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, articolo 3, secondo comma, realizzazione del principio di solidarietà, insomma tutto questo lo possiamo connotare come una compartecipazione del servizio civile alla vita della comunità civile nazionale. Questo però in che modo? Con uno stile e modalità non violenti, come richiama l'ultima legge, e con un obiettivo proprio e specifico, cioè di contribuire alla costruzione della pace tra i popoli, e questo deriva ovviamente dalla storia, dalla propria storia di come è nato il servizio civile. Questa è la prima finalità complessiva. La seconda finalità è quella di contribuire all'educazione dei giovani. Tuttavia un'educazione non neutrale, non comunque sia, ma che si realizzi sulla base di alcuni contenuti essenziali, che sono l'utilità sociale, cioè fare qualcosa di bene per la collettività, lo stile non violento e una dimensione internazionale finalizzata alla pace. Queste sono le due, diciamo, le due funzioni che a mio parere, ripeto, strettamente connesse una all'altra. Per perseguire entrambe occorre ovviamente che i servizi civili tutti corrispondano a questo modello di servizio civile e che essi contemplino un'adeguata formazione finalizzata a far emergere le finalità proprie di ciò che si sta facendo. A questo fine ci si dovrebbe domandare se l'esperienza attuale sia o meno soddisfacente, se cioè la prassi è coerente con le previsioni e se un eventuale discostamento sia conseguenza di una prassi amministrativa da correggere o se richiede invece un intervento anche a livello normativo. Allora, io vorrei sottolineare a questo riguardo che il piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale predisposto dal Dipartimento parte dalla premessa per cui il nuovo sistema è stato delineato dal decreto 40 del 2017 rafforzando il carattere peculiare dell'istituto quale strumento di difesa non armata della patria. Questo è il presupposto. Ma questo carattere peculiare come viene concretamente perseguito? La prassi va in questa direzione? Ecco, non è possibile, almeno da parte mia, dare una valutazione unitaria, considerata la varietà dei progetti e delle esperienze diffuse sul territorio nazionale. Tuttavia, un punto di osservazione possibile, in certa misura oggettivo, è offerto dalla prassi, anche normativa nazionale. Il governo italiano nel 2015 decise di inserire fra le misure del programma europeo Garanzia Giovani il servizio civile quale, cito, strumento per l'occupabilità. Poi successivamente il bando per la selezione di 2613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile viene indicato nel sito governativo con i seguenti obiettivi: come creare un'identità digitale, gestire la posta elettronica, prenotare una visita medica o effettuare l'iscrizione ad un corso online. Saranno questi alcuni dei principali compiti dei facilitatori digitali, i volontari del servizio civile che supporteranno i cittadini nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Ultimo riferimento, il PNRR giustifica l'utilizzo di risorse per il servizio civile. Cito, si potenzia il servizio civile universale con l'obiettivo di disporre di un numero più elevato di giovani che attraverso il servizio civile compiono un percorso di apprendimento non formale per accrescere le proprie conoscenze e competenze e meglio orientarle verso lo sviluppo della propria vita professionale. Queste azioni sono volte a promuovere nuove competenze, a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
e si affiancano agli incentivi per le assunzioni attraverso misure di decontribuzione per i datori di lavoro. Citazione del PNRR. Ecco, mi limito a questi esempi. Si tratta, come mi pare evidente, di finalità che senz'altro sono meritevoli e da perseguire, ma la cui coerenza e finalizzazione ad un'azione che sia, come suggerisce il titolo del convegno di oggi, obiezione alla violenza e servizio all'uomo, è perlomeno dubbia e discutibile. In linea generale, non sono personalmente in grado di dire se l'esperienza attuale complessivamente valutata sia o meno soddisfacente, se cioè la prassi sia coerente con le previsioni, né tantomeno sono in grado di valutare se un'eventuale divaricazione o anche un'eventuale deriva sia correggibile in via amministrativa o richieda un intervento anche a livello normativo. Mi limito ad auspicare, che dovrebbe essere interesse comune, che questa valutazione sia svolta con oggettività e avendo come criterio di valutazione i fondamenti costituzionali e perciò valoriali di questa particolare ed eccezionale esperienza di istituto repubblicano, come lo chiamò la Corte Costituzionale, e che questa possa essere aperta, questa valutazione, qualora se ne ravvisasse la necessità, anche ad una revisione, perché no, della normativa vigente. Ecco, dal 1972 ad oggi sono stati almeno una decina gli interventi normativi che hanno interessato la materia. In media, quindi, uno ogni 5 anni. E dall'ultimo ad oggi, guarda caso, sono passati 5 anni. Grazie. Grazie per la galoppata. Racchiudere in pochi minuti una storia bella, ricca, anche controversa come quella che ha portato oggi al Servizio Civile Universale non è facile, abbiamo chiesto questo sforzo in pochi minuti, in poco tempo. Credo che soprattutto le sollecitazioni finali sono quelle che poi ci devono portare a dire la nostra, soprattutto nel pomeriggio. Lo slogan della scelta di obiettare, la scelta di servire, credo che sia il cuore per noi come Caritas, ma non solo come Caritas. E mi collego a questo per mandare il secondo video, che dice come Caritas italiana, che è nata nel 71, come sappiamo, solo nel 77 firma la convenzione con il Ministero della Difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza. Anche qui una storia bella, ricca, di presenza di obiettori e di civilisti nella storia delle nostre Caritas diocesane. Ascoltiamo qui il fondatore di Caritas italiana, Monsignor Nervo, che parla di scelta esemplare e preferenziale dei cristiani. Come si suol dire, i problemi della diretta. No, non abbiamo problemi. Beh, io posso dire che nel frattempo vi racconto che anch'io sono stato obiettore di coscienza e, come dice Diego Cipriani, il primo direttore di Caritas italiana, obiettore di coscienza. Più di questo... Non l'ho fatto per avere l'applauso e per vincere un po' l'imbarazzo del momento. Ci siamo, ecco, la regia dice di sì. Ci è venuto uno stimolo molto forte. 1976, il primo convegno nazionale della Chiesa, promozione, evangelizzazione e promozione umana. In quella sede, una commissione che poi era guidata da Monsignor Pasini ha proposto all'Assemblea un voto, cioè di esprimere come scelta preferenziale dei cristiani l'obiezione di coscienza e il servizio civile. Mi ricordo che ci fu un applauso lunghissimo a questa proposta. Allora abbiamo detto Vox Populi, Vox Dei, adesso è ora di partire. E abbiamo fatto la convenzione, che però in principio già avevamo fatta, per 4 obiettori di coscienza,
poi dopo ho sentito che sono arrivati a 100.000. Eccoci. Il perché Caritas si è tanto spesa e impegnata, così come abbiamo ascoltato anche dal racconto del professor Rossi sul tema dell'obiezione di coscienza e poi del servizio civile. Io lo dico subito, sono dell'idea che forse vale la pena rivedere l'impianto dell'attuale legge per cercare di dare maggiore forza e spinta al servizio civile, no? Per recuperare un po' la sua storia e anche i suoi valori. Lasciamo la parola al professor Melloni, storico, così come vi ho detto prima, del cristianesimo in Italia. A lui abbiamo chiesto appunto di aiutarci a capire come i cristiani hanno poi vissuto, abitato questo mondo, questa scelta. Se mandiamo, abbiamo le slide come usa oggi, quello si dice che sono io. Molto bene, grazie mille. Allora, a differenza del professor Rossi, io non sono un esperto di obiezione di coscienza, sono un modesto storico del cristianesimo e del cattolicesimo italiano, per cui vorrei offrirvi qualche riflessione, sulla quale vorrei spargere però innanzitutto un po' di grigio. Perché, insomma, quando parliamo delle persone che hanno pagato dei prezzi e così via, le persone che hanno pagato dei prezzi davvero, non è che erano prezzi in sconto quelli che venivano serviti. Vi avanzo e mi avanzo il sondaggio in diretta, alzi la mano che andrebbe in galera per non mettere una divisa. Però fatevelo fra di voi il sondaggio e vedete di cosa stiamo parlando. E quando parliamo di obiezione di coscienza, di servizio di civile, di difesa non violenta e di questo tipo di cose qua, parliamo in realtà di due storie intrecciate, molto intrecciate, ma di due storie diverse. Una è una storia capitiniana, che è la storia della difesa non violenta, dell'obiezione di coscienza come momento nel quale si afferma il diritto dovere di rifiutare il servizio militare. Questa nasce, vedremo poi qualche esempio, dentro una forma di spiritualità post-cristiana, sospettata e modernista, di cui poi leggeremo anche qualche cosa, e si salda con un ardore antimilitarista, antiimperialista, con una discreta vocazione martiriale. È quella che porta alla configurazione, come ha spiegato il professor Rossi, dell'obiezione come diritto molto forte del soggetto, della persona, della coscienza, ed è lì che si aggancia quella cosa che coinvolge anche la Caritas alla metà degli anni 70, quindi tardissimo rispetto a tutto quello che vedremo fra qualche momento, in una logica che però ancora non si era ammalata della parola più grave che è entrata nel lessico del cattolicesimo italiano, che è la parola volontariato. Come diceva il mio parroco, i cristiani fanno la carità non perché sono volontari, ma perché sono obbligati, se no non possono più essere cristiani. Quindi volontariato è una parola estremamente ambigua delle cose. Se la si potesse cancellare, io sarei tanto contento e pagherei un gelato a chi lo fa. La seconda porta di quella storia è la storia invece della coscienza della pace, del fatto che c'è una lettura del nostro tempo che chiede una indicazione alla pace. Se guardate nella Gaudium Spes al numero 81, credo che sia il paragrafo sul disarmo, c'è un'espressione di una durezza, di una violenza, di una tagliantezza, se si dice così, formidabile, che dice: cerchiamo di approfittare di questa tregua. I padri che vivono a 16 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con ancora l'odore delle armi atomiche di Hiroshima nell'aria, non la chiamano pace, la chiamano tregua, tregua. E noi ci siamo dimenticati di essere vissuti dentro una grande tregua e credevamo che fosse una pace. Per cui ci siamo messi le pantofole e abbiamo pensato che quello potesse bastare. Questa
tentativo di leggere l'attesa della pace ha attraversato molte fedi. La storia dell'obiezione di coscienza è una storia ecumenica, interreligiosa e intradenominazionale molto forte, di cui nessuno si può appropriare, anche se tutti cercano di appropriarsene. Ed è una stesa della pace quella che ha al centro l'intuizione dell'unità della famiglia umana, nella quale non c'è bisogno che ci sia l'espressione di necessità che suscitano interventi, azioni, organizzazioni e cose di questo genere, ma c'è una coscienza unità della famiglia umana. Cosa che fa sì che la storia di coscienza in entrambe le sue varianti costituisca un segno dei tempi. Allora, io farò una serie di considerazioni abbastanza a fumetti in tutta questa mattinata, ma incomincio con la più a fumetti di tutte, che è quella che riguarda i segni dei tempi. I segni dei tempi, formula studiata ed elaborata da un grande teologo francese, il padre Chenu, condannato, perseguitato, gli hanno perfino impedito di fare il volume in onore quando aveva 90 anni, i segni dei tempi per Chenu non sono quei segnali che vengono dal mercato che impongono una modernizzazione del marketing ecclesiastico, per cui oggi non è più tanto di moda essere misogini, razzisti o cose di questo genere, per cui ci si adegua un pochino in modo da essere un pochino più palatabili alla modernità. No. I segni dei tempi sono la voce del Vangelo che parla fuori dalla Chiesa e ricorda alla Chiesa che il Vangelo esiste quando se lo dimentica, cosa che capita, lasciato di dire uno storico, abbastanza frequentemente, più o meno ogni 5 anni, come diceva il professor Rossi, credo ne siano passati 5 o 10. I segni dei tempi dicono che bisogna guardare al tema della pace fuori dall'ossessione della modernità, fuori dal tentativo pieno di tormenti su come misurarsi con la modernità, ma l'idea di riuscire ad ascoltare sommessamente, là fuori dalla modernità, le cose che ricordano la Chiesa e il Vangelo. Ricordo che discriminare per razza non si può fare e non è il Vangelo, e questo ci è voluto un po' di tempo a capirlo. Che essere antisemiti non è un gusto, ma è un crimine, e anche questo è voluto il tempo a capirlo. Che la disparità di genere, l'odio per gli orientamenti, tutte queste cose qua sono cose che stanno là fuori. Queste due storie ci servono a capire una vicenda, quella questione di coscienza, che ha dei prodromi intransigenti. Riguardano quel momento, e quando nasce la civiltà cattolica, che adesso non è più così azzurrina, è passato ad un più sbiadito marroncino, era più bella blu secondo me, e incomincia con una storia intransigente, cioè nel momento in cui il risorgimento italiano toglie al Papa quello che Pio IX definisce il divin principato conferitogli dal nostro Signore Gesù Cristo, amen. Quindi quando il Papa perde il potere temporale si trova davanti uno Stato che fa delle cose orribili, quelle cose orribili che sono le moderne diavolerie, quelle con le quali non si deve, dicevi il sillabo, addivenire a composizione in nessun modo. Ci sono alcune diavolerie che vengono attribuite alla modernità perché si pensa che siano diavolerie che sono state inventate dagli ebrei e portate nella modernità. Sono la magistratura indipendente e la scuola pubblica, la libertà di stampa, il mercato finanziario, e ci sono invece delle diavolerie che hanno un'origine napoleonica, una di queste è la leva. Quindi c'è una parte di obiezione di coscienza che nasce per rifiutare questa modernità. Una è l'obiezione al voto, il non expedit, il divieto ai cattolici di essere eletti o elettori all'inizio della storia dell'Italia unitaria, è una forma di obiezione di coscienza. Sbagliata come un motorino ciao dentro la Scala di Milano e Sant'Ambrogio, però che per molti era esattamente l'esempio di obiezione di coscienza. E l'altra era l'obiezione di coscienza che riguardava l'obiezione al servire negli eserciti della rivoluzione, perché la civiltà cattolica chiama l'Italia non Stato né Regno, ma la chiama la rivoluzione, con la R maiuscola, una volta tanto ci sono meritata. Le cose cambiano con il grande spartiacque della guerra mondiale,
perché il momento nel quale tutte quelle che erano le resistenze alla leva obbligatoria, che avevano trovato poi una composizione particolare, cedono. La composizione particolare era stata relativa al servizio militare dei chierici. Il regno coscriveva i preti e i vescovi avevano avuto un'idea, neanche male a dire la verità, che era quella di usare il servizio militare come una forma di crash test delle vocazioni. I seminaristi andavano per un anno a soldato. Noi abbiamo alcuni diari di preti che ci raccontano come i militari cercavano di radare il numero di vocazioni con qualche successo. E quelli che tornavano facevano gli esercizi di ripulitura, si chiamavano, e poi a quel punto lì avevi la sicurezza che avevi una persona che aveva voluto davvero intraprendere la vita clericale e l'ordine. La Grande Guerra, la nazionalizzazione delle masse, nazionalizza anche il clero. I preti non vengono usati in prima linea, tranne i volontari, come semeria, vengono usati nelle retrovie come ufficiali di sanità. Nel diario di Roncalli c'è una bellissima paginetta di quando va alla visita di leva, in cui dice: alcuni dei miei confratelli, allungando qualche denaro, riuscivano a farsi esonerare. Ho pensato che non fosse giusto, se la volontà di Dio è questa, la farò. E fa il sergente in sanità, facendo di fatto il becchino, perché in sanità a Bergamo arrivavano giù a valanghe dalle montagne i feriti a morire. L'esperienza della guerra cambia il rapporto fra la coscienza cattolica e la guerra. Non è più una questione di modernità, è una questione di orrore. E in questo ha un peso enorme quello che il magistero di Benedetto XV, il quale condanna la guerra come un'inutile strage, pagandone le conseguenze. Viene chiamato maledetto XVI, il Papa Crucco, ne prende su di tutti i colori, ma nasce il senso di un orrore per la guerra. Non abbastanza da impedire che quando 100 anni e 35 giorni fa Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini riceve l'incarico di formare il nuovo governo sostenuto dai popolari, che votano la fiducia perché tanto va a durare poco secondo loro, e questo fa sì che ci sia una identificazione da parte di una parte del clero che ha vissuto la guerra con quello che è l'aspirazione fascista della trasformazione della violenza della guerra in un'altra violenza, una violenza difensiva. La fine del non expedit era stato il patto Gentiloni nel 13, che aveva stabilito che i cattolici potessero votare per evitare che vincessero i socialisti alle elezioni amministrative e poi alle politiche. E quest'idea che la democrazia serviva per difendersi da un pericolo che era tendenzialmente rosso, con piccolissime sfumature, questo è una cosa che gioca un peso enorme, perché scrive dentro il cattolicesimo italiano per lunghissime fasi e per grandi aree del suo immenso corpaccione l'idea che il problema del cattolicesimo è impedire che arrivino al potere i rossi. Funzionerà nel 22 con Mussolini, funzionerà, è la cosa più magica della nostra storia repubblicana, con il primo governo Berlusconi, che vince le elezioni in nome di un anticomunismo quando il Partito Comunista è già stato sciolto sia in Italia sia in Unione Sovietica. Complimenti. E non basta il sangue a svegliare un clero scervellato e un cattolicesimo intontito. Non basta il sangue di Don Minzoni. L'anno prossimo saranno i 100 anni dalla morte di Don Minzoni, oltre che la nascita di Don Milani. Non basta il sangue del paese, non basta neanche il delitto Matteotti. Col delitto Matteotti il re esita su cosa fare per il governo, ma l'Osservatore Romano pubblica un famoso articolo nel quale si dice che non si può fare il salto nel buio e quindi entrare in una fase di disordine che potrebbe consentire le cose. La cosa viene consacrata dall'entusiasmo filofascista nel concordato del 29 e dalla difficoltà con cui il cattolicesimo reagisce alla guerra d'Africa, della quale noi non abbiamo segni di particolare resistenza all'interno del cattolicesimo. Anzi, il cardinale Schuster, che era un santo, davvero,
è immortalato in una serie di fotografie con le quali benedice Leardi e Gagliardetti sulla piazza del Duomo di Milano, e senza rendersi conto di quello che sta accadendo, di quello che sta per accadere, come forse sapete, prima del Ruanda i più grandi massacratori di cristiani della storia d'Africa siamo noi, al monastero di Debre Libanos in Abissinia, dove per con la scuola di andare a cercare quelli che hanno fatto l'attentato al generale Graziani, noi al monastero di San Michele sterminiamo 600 diaconi che erano chierichetti nella chiesa etiope e 1600 civili, portandoli gli alpini con i camion ad una fossa in cui vengono massacrati. Mi dispiace che non ci sia Don Matteo, devo ricordarmi di dirglielo. A me dispiace che dal 1937 ad oggi non ci sia stato un pellegrinaggio della chiesa italiana ad Debre Libanos per dire e niente altro. E questo patrimonio di cose filtra attraverso la resistenza in Costituzione, l'ha già citato prima il professor Rossi, vado via rapido, perché in Costituzione si fissa la difesa della patria, si discute anche se mettere la formula francese della resistenza come il più sacro dei doveri dentro, ma soprattutto si fissa il ripudio della guerra come strumento per risolvere contesti nazionali, che è la guerra fascista. E il ripudio della guerra suscita poca eco all'interno del cattolicesimo romano, anche perché l'arrivo contestuale della guerra fredda rende l'idea stessa della pace molto poco praticabile. Stalin organizza i partigiani della pace, finanzia movimenti pacifisti in tutta Europa, e questo rende un po' complicato aderire in maniera critica all'idea della difesa della pace. La difesa della pace è rappresentata da quelle cose verniciate che c'erano sui muri di qualche città che dicevano: la guerra contro l'URSS non la faremo mai. La pace era quello lì, era quello di rifiutarsi non tanto la guerra come tale, ma la guerra contro il tempio del socialismo che è l'Unione Sovietica. Chi fa un passo avanti sono pochissime figure, Pietro Pinna l'avete visto, che sono cose legate alla figura di Aldo Capitini, su cui un attimo veniamo. Interessante il fatto però che nel momento in cui Pietro Pinna fa obiezione di coscienza nasca la prima proposta di legge sulla obiezione, non a caso e non casualmente firmata non solo dal parlamentare socialista Calosso, ma anche dei Gino Giordani, uomo vicinissimo a Monsignor Montini, alla segretaria di Stato, che immagina che ci possa essere una via d'uscita per l'obiezione di coscienza. Via d'uscita che viene nutrita dal fatto che ci siano tutta una serie di figure e di nomi delle obiezioni che sono di estrazione molto diversa, e le Voine Santi, quello del Servizio Civile Internazionale, Pietro Ferruà l'anarchico, Mario Barbani, e il tentativo di Capitini di dare a tutte queste espressioni di rifiuto del servizio militare un'intensità riguarda quello che c'era in un suo famoso libro, Elementi di un'esperienza religiosa, che Croce gli ha fatto pubblicare dopo che Capitini era stato licenziato da segretario della scuola normale di Pisa da Gentile per le sue posizioni contrarie alla guerra. E gli anni 50 sono gli anni in cui la predicazione capitiniana raccoglie degli adepti, Pinna è uno di loro, ed è una cosa che non ha a che fare con l'obiezione di coscienza nei termini del diritto o di un diritto di cui vedremo sopra, ma l'obiezione di coscienza ha una funzione di carattere martiriale. In un certo senso è necessario il carcere, esattamente come lui teorizza il fatto che chi rifiuta il servizio militare domanda di poter andare in caso di guerra in prima linea a raccogliere i feriti. Per evitare che si voglia approfittare della cosa, scrive Asgore, iniziata nel 39,
Già da più parti del mondo viene proposto che si sottomettano ugualmente i non violenti ad un periodo di servizio obbligatorio di diverso genere in tempo di pace e in tempo di guerra, prestino servizi di soccorso e raccolta dei feriti proprio davanti alle prime linee. Resta così la volontà di amore ed eliminata ogni viltà per la propria incolumità. Che il ferito possa poi tornare a combattere, ciò non vuol dire nulla, poiché si presterebbero le cure per salvarlo dalla morte anche ad uno che trovassimo per la strada, e l'uso che gli poi farà della vita recuperata sarebbe altra cosa dall'atto nostro. Il fermentare di queste idee capitiniane, che appunto erano idee post-cristiane, post-cattoliche di età precedente, fa sì che ci siano dei segnali di quello che sta succedendo. Il sindaco Lapira dispone con sua decisione che venga proiettato a Firenze Non uccidere, film che la censura italiana aveva vietato e sconsigliato. E Turoldo viene allontanato da Milano, fatelo girare che non metta radici, dice Carnale Ottaviani al superiore dei serviti, per la sua solidarietà a Nomadelfia. Cioè l'idea che esista una utopia non violenta di un comunismo cattolico che è interpretata da Don Zeno Saltini. E quando Primo Mazzolari pubblica Don Uccidere, lo pubblica anonimo. 1955, Tu non uccidere esce anonimo, perché è ancora pericoloso toccare un tema di questo genere nel momento in cui la questione è se si vuole lasciare aperta la porta al comunismo o no. Tutto questo è condito da una serie di processi e di condanne a delle figure che credo vanno ricordate per un motivo, perché sono figure che provengono in prima battuta dal mondo della Chiesa evangelica. La condanna di Antonio Baldo è del gennaio del 56, ci sono i pentecostali, Giuseppe Aronne, e ci sono i testimoni di Geova, che sono i primi ad affrontare il calice, e poi gli ultimi dirò qualcosa di Barri alla fine. Questo fa montare dentro alcune coscienze parlamentari, non è un caso che il primo sia Lelio Basso, che era un socialista laureato in teologia a Basilea con Karl Barth, e montare l'idea di una legge sull'obiezione di coscienza, che riconosca quell'idea capitiniana però dell'obiezione, non del diritto a fare quello che si vuole, ma del diritto a onorare il dovere di difesa della patria dell'articolo 52, in ogni caso il diritto di difesa dell'inerme, mettendo in pericolo la propria vita ma senza mettere in pericolo quella degli altri. Tutto questo arriva al 24 settembre del 61, quando Capitini organizza la prima marcia della pace. La marcia della pace esprime, mi sembra, molto bene quello che erano le intuizioni di elementi di un'esperienza religiosa, soprattutto quella cosa che dice in un paragrafo che vi ho copiato lì insieme a quella parte che ho già letto. Chi teme che la persuasione della non violenza si diffonda tutto un popolo in mezzo ad altri popoli rapaci che se lo mangino senz'altro, commette un errore storico. Quel popolo Cristo non esiste. Quel popolo Cristo non esiste. Non c'è l'idea di un movimento di massa, ma c'è l'idea di un dovere di testimonianza che comporta il cambiamento delle modalità e la creazione degli istituti adatti. Fin qui però tutto quanto riguarda, rispetto alle due porte del mio discorsetto di inizio, la porta dell'obiezione. L'altro punto è quello invece che riguarda quello che accade in concilio. Perché al concilio la Chiesa Cattolica, che era rimasta, come dire, prudentemente sotto al sasso e qualche volta era pure stata al sasso sulla cosa, trova un modo per affrontare il tema da un punto di vista diverso. Ora badate bene, nella mentalità intransigente, quella che diceva all'inizio, c'era la condanna assoluta della guerra. La condanna della guerra non è una novità, non è una novità come tale. C'era la condanna della guerra perché la guerra veniva letta nella cultura intransigente come la sanguinosa sanzione, diceva così Pio IX, al fatto che la modernità, disubbidendo al Papa, aveva creato disordine. Se tutti ubbidissero al Papa, il Papa farebbe andare tutti d'accordo.
o con le buone o con le cattive, ma alla fine avrebbe trovato il sistema lui. La cosa che cambia durante il concilio è che ci si rende conto, di colpo, in una settimana, che è capitato qualcosa che ha completamente sconvolto i termini della questione anche rispetto alla prospettiva capitiniana. Ed è quella cosa fatta a fungo che si chiama arma atomica. Nell'ottobre del 62, a concilio appena iniziato, un convoglio di navi va verso Cuba, portando probabilmente dei missili per montare sull'isola di Cuba in ritorsione al fatto che gli americani hanno fatto lo stesso in Turchia e stanno per fare lo stesso in Puglia. Kennedy decide di tenere duro, fissa un blocco navale, stabilisce che se si passerà al blocco navale ci sarà la guerra atomica. Nelle carte di Kennedy, le trovate online sulla Kennedy Library, c'è un appunto di Schlesinger che gli dice cosa accadrà se c'è la guerra atomica. 1,5 miliardi di morti, punto, vinciamo noi, punto. 1,5 billion casualty, dot, we win, dot, Schlesinger. Quella settimana lì sta facendo il Papa un anziano signore che era stato eletto perché morisse presto e poi anche di parola perché muore presto, e che era un grande diplomatico. E decide di fare un telegramma a Kennedy e a Khrushchev non in nome della morale cattolica, non in nome dell'antimodernità, ma dicendo di ascoltare il grido delle famiglie che dicono pace, pace. Questo tipo di cosa fa percepire che è successo qualche cosa. Kennedy no, fa finta di niente, ma se ne gode. Khrushchev convoca il Politburo e dice abbiamo un riconoscimento politico, possiamo tornare indietro con le navi. E non scoppia la guerra atomica. Io sarei stato, anziché prendere la famosa carezza, o dopo aver preso la carezza ai bambini della sera dell'11 ottobre, sarei diventato arrosto atomico come anche Don Marco e una parte dei più anzianotti che ci sono qua. Poi Giovanni decide in quel caso lì di scrivere un'enciclica sulla pace, non sull'ordine morale, men che meno sulla dottrina sociale della Chiesa, cosa che era la risposta ideologica alle ideologie del tempo presente, ma un'enciclica sulla pace, in cui dice che pensare che l'era atomica, la guerra giusta esista, è roba da matti. Era Bergamasco, si diceva così, roba de mat, in latino si dice alienumarazione. Alienumarazione, quod vulgo dicito roba de mat. E questa formula, che la guerra nell'era atomica non può più essere causa di giustizia, sarà rifiutata dal concilio. Gaudium et Spes condannerà la guerra totale, ma non dirà quella cosa lì. L'unica ripresa della pace Minterris è nella seconda parte di Fratelli Tutti, che nessuno legge, in cui si condanna il possesso delle armi atomiche. Cosa che tutti quanti hanno messo in un cassetto piuttosto profondo alla base delle scrivanie ecclesiastiche, civili, politiche e costanti. Però tutto questo si salda con una capacità di una parte di cattolicesimo che non ripudia per niente l'eroismo obiezionale di Capitini, ma lo porta dentro un discorso di pace diverso, diciamo così, universalistico. E la cosa diventa di grande importanza perché un fedele fiorentino, Mario Gozzini, che poi avrà un peso importantissimo nella storia politica e civile di questo paese, rifiuta la divisa. Padre Balducci lo difende, viene incriminato e condannato per apologia di reato. La cosa diventa di pubblico dominio. I cappellani militari pubblicano un documento di condanna di obiettivo di coscienza, definendoli vili. Cascano male perché se ne accorge Don Lorenzo Milani, che gli risponde per le rime e dice una cosa interessante, dice del resto in Italia c'è una legge che riconosce la liberazione di coscienza ed è proprio che concordato che voi volevate celebrare. Il suo terzo articolo consacra la fondamentale liberazione di coscienza dei vescovi e dei preti, in quanto altri obiettori la Chiesa non si è pronunziata, eccetera, eccetera. E il caso Balducci e il caso Milani verrà condannato con una infamia di cui la giustizia italiana non si laverà mai l'onta, di avere pubblicato la sentenza pur sapendo benissimo che era morto, cosa che un giudice normale non fa quando il
reo muore, la sentenza non viene pronunciata, che fosse morto Don Milani lo spiegano tutti perché su tutti i giornali, la sentenza viene pronunciata contro di lui, verrà assolto in secondo grado. La vicenda si salda col fatto che entra nel dibattito pubblico una dimensione internazionale più forte che quella della guerra del Vietnam, che rappresenta un punto di coagulo di un pacifismo ancora diverso, un pacifismo antiimperialista, indulgente nei confronti del supporto sovietico al Vietnam del Nord, ma decisissimo nel condannare quello che è la guerra in Vietnam. È un tipo di ribellione, quella 68, che genera delle cose di enorme importanza. È la prima volta che noi abbiamo un caso, diciamo così, di martirio volontario, di atti suicidari per la pace, quelli dei Bonzi, ma anche quelli davanti alle Nazioni Unite di un giovane cattolico legato a Dorothy Day. Ed è anche il momento nel quale vengono prese delle decisioni importanti. Paolo VI decide di istituire la giornata della pace per il 1° di gennaio, convinto di riuscire a far firmare il cessate il fuoco in Vietnam, la cosiddetta operazione Marigold, nel Natale del 67. L'accordo non viene firmato perché c'è un bombardamento che gli americani non avevano fatto perché pioveva, e decidono di farlo lo stesso dopo il termine quando dovevano più farli, per cui l'accordo di pace salta. La giornata della pace rimane lì appesa al pero, come è rimasta appesa dal 68 in poi, e però c'è qualcuno che decide di prenderla molto sul serio, che è Dallaire Caro a Bologna, pronuncia un'omelia fulmicotonica in cui dice che davanti ai bombardamenti a tappeto la Chiesa non può essere neutrale, ma deve pronunciare la parola della profezia. La parola della profezia è la condanna dei bombardamenti e della guerra. 24 giorni dopo questa omelia, per la prima volta nella storia della Chiesa, dopo 1540, il cardinale di Bologna viene rimosso dalla sua sede. Quella frase non verrà mai più usata da nessuno, ripetuta da nessuno, fino a Papa Francesco, che la ridice in piazza San Domenico a Bologna nel 2017 con le stesse identiche parole, e la cita e individua questa categoria della profezia. E il 68 del cattolicesimo, italiano è un 68 che non è certo a traino di questo tipo di istanze, ma è portatore dentro di sé di una grande accumulazione, chiamiamola così, di energie spirituali. Il problema della legge 772, secondo me, è esattamente questo, cioè il fatto di come si fa a imbrigliare quelle energie spirituali. Mi ha molto colpito nella relazione di Fra Canzani alla proposta di legge il fatto che, con un'operazione estremamente intelligente, Fra Canzani cerca di antedatare l'istanza della pace. Ricordiamo quanto ebbe a dichiarare uno dei più importanti monopolisti d'Italia prefascista, uno degli artefici della rinascita democratica, Don Luigi Sturzo, nel 1928, oggi che la guerra è diventata un sistema di risoluzione anonima e di massacro generalizzato, senza alcuna finalità di giustizia distributiva, con i mezzi atroci in completa opposizione al fine che si pretende di raggiungere, non vi è più alcuna distinzione morale fondamentale fra aggressione e difesa. Non sono state scritte ieri mattina, sono scritte nel 1928. E d'altronde, quando questa comincia ad attuarsi, si identifica criminalmente con l'attacco. Per conseguenza, il rifiuto del servizio militare è un dovere obiettivo per ogni cattolico che voglia mantenersi fedele all'insegnamento di Gesù e consapevole della criminale assurdità della guerra. Il tentativo è quello di riprendere il tema della pace da un punto di vista diverso, e questo porterà al risultato che avete veduto. E quello che accade da lì in poi assomiglia un po' alla parabola del seminatore. Questa accumulazione di energie spirituali, che erano quelle che andavano da Capitini a Don Milani, da Balducci, da Mazzolari a Balducci,
costituiscono una grande semina, che è quella che permette di fare nel 77 alla Caritas la convenzione, ripeto, tardissimo, per fare proprio il tema dell'obiezione di coscienza, senza chiarire, perché era la cosa che era difficile da fare, quello che era l'orizzonte, diciamo così, teologico in cui la cosa si collocava. E bisogna dire che l'orizzonte teologico non si è molto avvantaggiato di quel percorso che ha spiegato così bene prima il professor Rossi, dell'evoluzione normativa. Perché l'evoluzione normativa, non dico che è servita a questo, però è stato un tipo di manutenzione che è andata con chiavi e bulloni a fare giardinaggio. Le chiavi e bulloni servono molto se hai dei bulloni e dei chiodi, delle cose, ma se vuoi fare giardinaggio con le chiavi e bullone, la cosa diventa un pochino più complicata. E con chiavi e bulloni si è andato a fare in modo che quello che era una spinta utopistica, martiriale, che si era saldata con un antiimperialismo ingenuo, che era diventato il ripudio della guerra, che è stato coscienza della famiglia, l'unità della famiglia umana e così via, abbia subito un processo progressivo di burocratizzazione, chiamiamolo così, nel quale ci sono state delle oscillazioni molto, molto, molto forti, e nelle quali ci sono l'intuizione dei rischi. Quando a un certo momento l'Evadife decide che se i tempi di attesa della destinazione al servizio civile fossero stati troppo lunghi, il tempo di attesa veniva scontato dal servizio civile stesso, la Caritas fissò che gli obiettori della Caritas, che noi facevamo comunque 12 mesi, e c'erano delle Caritas, la mia era una di quelle, nelle quali, proprio per non farsi mancare niente, si facevano anche 6 mesi di formazione, così ne facevamo 18, per far vedere che a noi l'idea di pagare un prezzino in più non ci faceva mica schifo, anzi ce ne fregava niente. Poi ci trattavamo come dei matti, quindi non era un grande martirio quello di fare 6 mesi in più in compagnia. Ma la manutenzione del giardinaggio con i bulloni ha avuto anche degli effetti, diciamo così, nel discorso pubblico della Chiesa, perché ha incominciato a entrare in gioco un linguaggio dell'opzionalità, del servizio, della funzione, del volontariato, per l'amor di Dio, e questo ha creato la situazione che è quella attuale, in cui c'è lo stesso enorme capitale umano, la quantità di riserve, di speranze, di attese, di utopie, di felicità che le giovani generazioni si possono portare dentro anche in un tempo così bigio e così grigio, ma proprio di canalizzare in una cosa che non sia solo un efficiente funzionamento di servizi come quelli che citava alla fine il professor Rossi, ma costituiscano un capitale, una riserva, qualche cosa vuol dire. Il mutismo davanti alla guerra dell'Ucraina, come dire, il fatto di un intero popolo che anziché guardare l'orizzonte della guerra o la pagina del Vangelo guarda Twitter, dice che le cose non sono andate del tutto benissimo. Se l'albero ha delle radici, vedremo dei frutti. Grazie, un'altra bella galoppata, perché anche al professor Manone abbiamo chiesto di stare nei tempi, anzi anche meno di quelli che avevamo pensato, per raccontare la storia. Una storia che io provo a racchiudere semplicemente con quel dovere di testimonianza che noi cristiani, ma non solo noi cristiani, ma tutti gli uomini e donne di buona volontà dovrebbero portare avanti per un mondo che sappia costruire pace e che possa godere della pace. Dall'obiezione della guerra siamo passati alla cittadinanza attiva, quindi prima della pausa pranzo e prima di lasciare la parola a Diego, un altro piccolo video, Giuseppe Pasini, che ci aiuta a comprendere come il servizio civile con i poveri è un forte richiamo all'esigenza di giustizia, senza la quale la pace
è solo, è effimera, quindi un po' la scelta anche del servizio civile universale. Intanto, periodo che riguarda gli obiettori di coscienza, per quanto ci riguarda, io a quel tempo lavoravo nella Caritas italiana e va dal 1977 al 2000, cioè al termine di questo periodo in cui i giovani che facevano servizio civile erano giovani che avevano fatto l'obiezione di coscienza, cioè sostanzialmente si opponevano per ragioni etiche, per ragioni personali, per ragioni religiose al servizio militare che consideravano strumento per quanto riguarda la guerra, anche se sappiamo che altre operazioni facevano, ma la finalità prima era questa, e quindi proprio per un ostacolo che veniva dalla loro coscienza facevano obiezione di coscienza. Il giovane fa un'esperienza di cittadinanza attiva, nella quale trasferisce i valori originari che lui ha, che possono essere di non violenza, ma anche di servizio, di solidarietà, e quindi assume la coscienza che può contare, che nella società attuale, anche se i giovani hanno l'impressione di essere molto emarginati perché non hanno lavoro, ma possono in qualche maniera contare se aderiscono un po' ad alcune finalità, alcuni valori che portano dentro. Eccoci, grazie anche alle parole di Pasini. Credo che debba risuonare forte in noi, soprattutto nei giovani presenti, il valore di questo anno speso per la costruzione del bene comune, nell'impegno anche di un mondo di pace, attraverso il servizio ai poveri, quello che facciamo ogni giorno. Noi diamo il nostro contributo, partecipiamo alla costruzione di questo mondo nuovo. Io lascio la parola a Diego in questo momento, che ci aiuta a capire come poi andremo avanti e che cosa faremo. Ringrazio ancora una volta e chiedo un applauso per il professor Rossi e per il professor Melloni. Grazie.